Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti, Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti, Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti, 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un grandissimo saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del fine settimana della domenica Caffè in Farm con i follower del canale e soprattutto eccoci qua, benvenuti sulla mappa Zappaland. Allora, oggi andiamo avanti naturalmente con le cose da fare. Allora, entriamo subito nel vivo e diamo un'occhiata al da farsi. Allora, io dovrei raccogliere le balle di insilato che ho lasciato sul campo. Il campo là sopra. Allora, intanto fammi dare un'occhiatina e vediamo come va. Allora, qua abbiamo messo fieno, paglia e blocchetti di insilato. Questo è 18%, ok. Qua quasi quasi si potrebbe già iniziare. Ah, qua manca il mangime naturale, però, ok. Come si chiama? Mangime minerale. Ok, allora direi che potremo tanto iniziare a raccogliere le balle di insilato e poi magari scaricarle qua di fianco. Ok, anzi, ok, come dice il mitico nostro mitico Super Macho King. Allora, andiamo a prendere carrello. Per raccogliere il tutto. E lo andiamo a posizionare. A
accanto alla stalla. La big stalla. I primi lavoretti saranno questi qua. Sicuramente qua è aperto, sì. Ok, prendiamo sta scorciatoia perché è un po' problematico riuscire a gestire per il meglio qua. Allora vediamo un po' la live com'è, se è fluida. Eccoci qua, salve a tutti. Ok, sembrerebbe essere tutto capparoccio. Iniziamo a raccogliere le balle. Qui ovviamente tinsilato. È sempre meglio farsene una bella scorta perché non conoscendo bene gli osaggi della stampa. Ah, qua ci sta pure il fieno. Quindi non conoscendo ancora i dosaggi della stalla devo un attimino. Wila Drift, buongiorno a te, mitico Drift. Sei stato il primo amico del canale che è entrato. Drift, un nome e una garanzia. Drift, Drift, wunderbar. A proposito, fammi fare pure lo shootout agli altri amici qua, che come sempre mi vengono a fare caffè compagnia. Patacca, il caffè che spacca. Esatto, il mitico caffè patacca. Come sempre, applausi, applausi. Applausition. Allora. Perfetto, ora continuiamo il nostro lavoro di raccolta qua e il taglio e l'imballatura delle balle di insilato sono state fatte da Luciano, da Macio e se non erro anche dal mitico Drift 3131. Che se non lo conoscete, non lo seguite, mi raccomando, come sempre passate, lasciate un bel follow nel canale e magari se lo fate mentre lui è in live gli portate i miei saluti. Allora, vediamo un po'. Ce ne sono un bel po'. Com'è andata la live dei dieri Drift? Oppala, diciamo così, abbassiamo il peso davanti così quando ecco c'è una balla. Me. La balla che non balla, ma che balla, eh? Drift, se vuoi puoi venire in partita, la partita è in crossplay. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro,
ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Grande Drift, grazie per aver fatto suonare il nostro spot pubblicitario radiofonico dell'azienda agricola I Piani. Oggi mi sa che forse inizieremo ad acquistare qualche mucca qua, perché la razione ci sta, la razione mista diciamo che grosso modo ci sta, quindi va bene, andiamo. Un po' di raffreddore, questo sì, un po' di raffreddore, infatti c'ho l'occhio questo qua che è un po' arrosato, però ho preso una bella tazzina di caffè stamattina. Ieri mattina, siccome ho fatto delle lavorette qua fuori casa, c'era il sole, però l'arietta era freschetta, il filo di vento che insomma mi ha fregato, sembrava fosse primavera, in realtà è ancora inverno. Allora, mi pare di averle raccolte tutte le balle di insilato. Oh, nel dubbio mi vado a fare un giretto, ma dall'altra parte, se non mi sbaglio, l'ho già bonificata quell'area là. Visto che ci troviamo nel Zappaland, facciamo suonare l'inno. La zappa sto porta, la zappa sto porta, la zappa sto porta, Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Ebbene sì. Drift 3131 ha appena brindato con 26 caffè. Grazie mille. Cir 26. Grazie Ciruzzo, grazie, lo dico io, Ciruzzo, Ciruzzo, grazie per i caffè, caro Drift. Oggi siamo naturalmente con il trattore che la settimana scorsa è stato eletto trattore della settimana, ma oggi dobbiamo, mi sa che dobbiamo rifare un'altra volta le lezioni, anzi le votazioni, per vedere un attimino qual è il trattore della settimana. Mi sembra di vedere delle palle laggiù. Non sono le macchie, ma le macchie quelle là della, dello sfondo là. Allora, qualcosina forse dovremmo trovarla a bordo strada qua, perché le balle rotolano e quindi se non stanno qua, allora vuol dire che abbiamo raccolto. Capparocero. Allora andiamo a scaricare l'insilato a fianco alla stalla, e poi dovevo recuperare anche una balla di fieno da qualche parte. Mi pare vicino al gruppo dei pini. Allora, mo questo lo metto là. Non so al momento quanto consuma in un anno la stalla, quindi nel dubbio metto, cioè metto, metto in riserva, sì, giusto, metto nella riserva un bel po' di balle di insilato qua. So che non è particolarmente bello da vedersi, però al momento
Questi sono i punti dove possiamo scaricare senza. Uila, azzurrissimo, buongiorno a te carissimo. Bentornato. Dimmi se posso aiutarti e come posso aiutarti. Tell me. A fare il canale. Aspetta, che cosa intendi? Perdono. Creare il canale tu ti basta. Vabbè, tu il canale volendo già è come se tu l'avessi già fatto. Allora, facciamo lo shootout ad azzurrissimo. Il canale tu già ce l'hai in effetti. Quindi in effetti puoi gestirlo. Ah, lo stream dici. Allora, punto esclamativo Gamecaster, Gamecaster. È il software che ho consigliato a diverse persone, a diversi amici, perché è semplice da utilizzare. Poi ok, e dobbiamo sentirci in questi giorni qua, perché mo oggi è un po' così, un po' incasinato. Poi ci organizziamo e ti do una mano. Io perché sono fondatore, ho la versione professional fondatore, diciamo che sono stato fra i primi utilizzatori, maggiori utilizzatori del software. Quindi è per questo che ho la versione professional. Ma puoi iniziare anche ad utilizzare la moda, quella alla base, e poi dopo, poi, una volta che poi hai preso anche un po' di praticità, puoi passare alla versione professional. Allora, questo che è erba. Ok, erba, quindi questo deve andare vicino alla stalluccia delle pecorelle. Prendiamo la scorciatoia qua, con la versione base no, però la versione pro sì, ti toglie il watermark, come lo chiamano in gergo. Diciamo che se lo lasci guadagni i punti che ti permettono di utilizzare gli overlay, queste cose qua, che ogni volta che tu fai lo streaming guadagni una. È come se ci fosse, in effetti c'è una moneta virtuale di Gamecaster, quindi tu più fai lo streaming e più utilizzi ad esempio il logo, tu più punti guadagni, e quindi puoi scaricare degli overlay, tutte queste cose qua. Per esempio, se scarichi gli overlay direttamente da Gamecaster, poi ci sono anche già i suoni già inseriti. Buongiorno Lupin. Lupin, l'incorreggibile Lupin. Come stai Lupin? Buongiorno. Vedo di organizzarmi in settimana, anche se penso che quasi sicuramente in settimana rilascerò proprio un tutorial su come utilizzare Gamecaster. Lo rilascerò su YouTube, quindi
Penso che comunque, siccome siete in tanti che mi avete chiesto sta cosa, allora vi farò un tutorial molto semplice così da permettere a voi, insomma, di poterlo sfruttare al meglio. Ma io perché sono venuto per di qua? Guarda, se, quando ti farò fare questa cosa, poi vedrai che sono dei passaggi che dovrà ripetere all'infinito. Poi non ti preoccupare, in settimana ci organizziamo e se, può darsi pure che troverai, non so se a YouTube, basta che ti iscrivi al canale Dub Logistica su YouTube e sicuramente troverai il tutorial suddiviso in capitoli. Quindi troverai il capitolo che riguarda i sound alert, tutto quello che puoi fare con i sound alert e man mano vi sarà spiegato un pochettino tutti i passaggi da fare. Vediamo un po' se funziona il comando. Ecco qua. Era già previsto per questa settimana, infatti domani che è il giorno libero, poi domani che è lunedì, il giorno creativo ovviamente, pubblicherò, cioè inizierò a caricare. Allora. Alla faccia del bicarbonato di sodio. La tua è una DSL? Una fibra misto fibra, e allora puoi metterla anche a 6.000 kilobits. Io però ovviamente nella questione dei valori ti consiglio di far gestire al software, che diciamo che ti dà una connessione un po' più stabile. Infatti io tutti i parametri che ho impostati li ho preimpostati manualmente, ma ovviamente facendo diverse prove. Diciamo che dipende anche dal tuo sistema, quindi non è solo la connessione, ma devi vedere anche la tua scheda grafica se è in grado di gestire il display più il software della live. Quindi per la risoluzione io ti consiglio di lasciarla a 720. Puoi aumentare un po' il bitrate. Però ti consiglio di non superare il bitrate dei 6.000. Perché tanto comunque alla fine Twitch un pochettino ti comprime il file d'immagine, quindi non è che te lo fa visualizzare con la stessa risoluzione che tu hai impostato. Diciamo dipende da tanti fattori, la connessione, i server, queste cose qua. Azzurrissimo, se vuoi entrare puoi venire tranquillamente in partita, non crearti problemi. Allora, vediamo un po'. Mietitura. Guaglioni. Molto molto interessante qua. Allora, queste barbabietole da zucchero, queste mi servono. Cotone. Campotto. Ok, campo 16. Raccoglievina, ottimo.
Ottimo ed abbondante. Oh, cappa. Comunque, vedi, Azzurissimo, ti ho fatto un discorso un po' più lungo perché... Allora, OBS... Sì. Allora, io ho utilizzato tutti i software per lo streaming. Ho utilizzato OBS, Streamlabs, ho utilizzato Stream Elements, tutti li ho utilizzati. C'è sempre il problema dell'audio in alcuni di questi, e poi il problema è che già di per sé richiedono risorse dal sistema molto 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 alte. E ho utilizzato pure quella lì di Twitch, quello suo originale, ma ho riscontrato il problema del peso del programma in se stesso. Quindi poi ho provato Gamecaster e da allora sono 2 anni che utilizzo Gamecaster, quindi come si direbbe in gergo, l'ho rivoltato come il calzino. Allora, iniziamo mietitura, vediamo un po'. Campo 2 sta qua vicino. Campo 2. Campo, iniziamo con il campo 2. Sì, infatti se tu scarichi Gamecaster vai nella sezione, vediamo un po'. Tu ce l'hai, no? Installato Gamecast, vedi che nella parte alta del menu ci sono diverse voci. Basta che vai su The Vault e ci sono tutti gli overlay preimpostati. Tu vai là sopra, vedi quale che ti piace di più, quello che ti arba, e lui te li imposta automaticamente. Ovviamente devi preimpostare anche la webcam, quindi devi collegare la webcam. Io non l'ho messa semplicemente per evitare un elemento di disturbo, diciamo così. Ci sono diversi tipi. Basta aprire qua, puoi tranquillamente andare nella parte alta del menu e ti escono tutti i Vault e ti escono tutti gli overlay completi, cioè ti prepara anche le scene. Quindi poi dopo devi impostare Sound Alert, beh, quello poi alcuni mi pare che te li preimposta lui. Comunque, la settimana prossima dovrebbero uscire i video tutorial su come settare Gamecaster e come utilizzarlo. Diciamo un corso base di Gamecaster, se così si può dire. Tu man mano che streami, man mano ti basta semplicemente iniziare a fare le live, e tu quella, man mano che fai le live guadagni questa moneta virtuale, questi punti. Quindi non devi pagare assolutamente nulla, quello è tutto quello che leggi là sopra, moneta virtuale. Altrimenti non ti avrei detto di utilizzare sto software.
Poi ovviamente per esempio qua su Gamecaster se c'hai un problema puoi sempre contattare il server Discord di Gamecaster e loro ti risolvono il problema. Quindi non è soltanto, non te lo consiglio soltanto per un fatto di avere un software affidabilissimo, ma anche perché c'hai anche l'assistenza. Eh sì, Gippo, ma te l'ho salutata, c'è miseria. Buongiorno Gippo. Gippen. Sì, lo farò io comunque il tutorial. O sarra Gippen, o sarra Gippen, o sarra Gippen, o sarra Gippen. E copparreggio, copparreggio, legge simuleto, simuleto. Quando guida ce fa caputta. Dai, Sara Cipe. Non me ne ero accorto, Cipe. Ma sei entrato in punta di piedi. Cipe, se vuoi puoi entrare anche tu in partita, eh. Siamo nella terra della zappa, mando qua. Oppla. Ma tu nel canale Twitch puoi mettere tutto quello che vuoi. L'importante è che prima di andare in live, ovviamente devi selezionare la categoria. Quindi just chatting, se just chatting, o se porti farming, metti farming. Quindi tu nell'impostazione dello streaming che si chiama gestore streaming, metti il titolo e metti categoria. In categoria metti il titolo di quello che tu stai streamando. Quindi se, che ne so, se tu devi streamare just chatting, cioè che devi chiacchierare, metti 4 chiacchiere. Se devi fare, che ne so, Call of Duty, in categoria metti Call of Duty. Cioè in categoria tu la devi mettere tutto quello che ti serve. E poi ovviamente quando apri Gamecaster, in alternativa il titolo lo puoi inserire anche da Gamecaster, quindi non c'è bisogno di entrare su Twitch. Lo puoi impostare nelle impostazioni dello streaming del tuo canale, metti il titolo e nella categoria devi mettere quello che devi fare, che ne so, just chatting se devi chiacchierare, oppure che ne so, Call of Duty se porti Call of Duty. Capì? Là in categoria devi cambiare la categoria. Guarda, basta che uno smanetta sulla, tanto non fai niente, finché non fai, non succede niente. Basta che vai là e scorri la categoria. E quello così magari chi segue, che ne so, farming o piuttosto che 4 chiacchiere, just chatting, gli compare il tuo canale nella barra là. Mi pare che su Google c'era qualcosa a prova, se mi pare che nelle risposte di Twitch, mi pare, sì, si chiama nei forum là. Azzurissimo, toglimi una curiosità, ma com'è nato il tuo nick, questo azzurrissimo? Per caso hai preso spunto dalla canzone di Azzurrissimo?
Adriano Celentano Azzurro. Così mi è venuto questa curiosità. Grazie mille per i bitterozzi, anzi grazie per il caffè. Chi è che l'ha offerti? Oh, Ale, buongiorno. Ma non mi compare ancora. Ale Asso, buongiorno, grazie per il sostegno. Aleas è un altro amico a cui azzurissimo. Aleas è un altro carissimo amico a cui ho fatto conoscere Gamecaster. Ale, digli un po' ad Azzurrissimo, come ti trovi con Gamecaster? E anche lui arrivava da un altro software, mi pare che fosse OBS, qualcosa del genere. Racconta un po' la tua esperienza sul Gamecaster. Sembra che quasi quasi. Mica quasi quasi faccio il rappresentante. Io, come ho sempre detto, tutto ciò che propongo è qualcosa che anche io utilizzo e che reputo sia ottimo. Altrimenti, chi mi conosce lo sa che non propongo cose delle quali non conosco le caratteristiche, soprattutto che non ho mai provato. Comunque, Ale, vedi che in settimana o domani, siccome c'ho la domani è lunedì creativo, inizierò a fare la famosissima miniserie, mini tutorial su come utilizzare Gamecaster. Infatti domani farò la prima registrazione, fra forse oggi pomeriggio e domani in giornata inizierò a registrare i primi tutorial in italiano, perché al momento tutorial in italiano non ce ne sono su come utilizzare Gamecaster. Quindi, come ho già anticipato prima ad Azzurrissimo, poi creerò delle clip dedicate, significa sound alert, e quindi metterò i followers, le sub, resub, le farò singolarmente in modo tale da non creare confusione. Almeno così uno, che ne so, gli serve sapere come si impostano i resub, allora lui si trova la sezione, troverà una playlist dove si troverà con tutta la serie, diciamo così, e quindi non dovrà fare altro che andare lì e seguire pari 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 tutto ciò che viene detto nel video tutorial, che io, diciamo così, cerco di fare un video tutorial in modo tale che chiunque, pure chi non è particolarmente
pratico di informatica base, ma diciamo di Gamecaster, potrà senza alcun tipo di problema utilizzare. Eh sì, Ale, comunque se vuoi puoi venire anche, se te la senti, puoi anche venire in game. Che oggi qua ci sono dei bei contrattini per quel che riguarda la raccolta. Ah, poi sono andato a recuperare le balle di insilato che stavano nel grande giardino. Ho pulito tutto per bene là, nella parte alta. Dans le jardin des fermiers. Sì, vai tranquillo, non ti preoccupare. Solo dal mod hub ci sono, hanno aggiornato alcune mod e vi consiglio sempre di controllare gli aggiornamenti, le mod aggiornamenti. Comunque le mod sono tutte prettamente del mod hub, quindi mod hub ufficiale, quindi non bisogna andare a sbattere su altri siti la testa. Ovviamente siamo in crossplay, quindi le mod sono quelle adatte un po' a tutti quanti. E non sono le 300 mod che diciamo tutte quelle mod che utilizza Zappa. Io prendo quello stretto necessario che mi serve. Infatti poi dopo se non le utilizzo non le lascio più installate, le disinstallo, le cancello. A cancello la Orsacchiotte, il salto dell'orsacchiotte, e noi ovviamente abbiamo il casco. Nel dubbio ci mettiamo il casco. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società Agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I piani bio. I piani bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ma entra, io non metto le password. Vabbè, non ti preoccupare, tanto tu te ne accorgi. E io pago! E io pago! Ah, bello se paghi tu. Comunque non so voi, ma questo sound alert di Sarracippen qua mi pare che stia andando molto bene. Non vorrei sbagliare, ma su questo canale, fra i suoni con il comando e sound alert Sarracippo, avevo detto scherzosamente che sarebbe diventato il tormentone del canale, ma in realtà
lo sta diventando realmente. Grande Sarracippe. Ok, tante dovrebbero essere poche, credo, rispetto a quelle di Zappa. Controllate sempre se ci sono delle mod da aggiornare. Beh, Gippo, tu le ultimamente ci hai giocato, quindi e le avrei aggiornate sicuramente. Thank you. Ovviamente, punto esclamativo Discord e entrate nel server Discord. Per scrivere invece vi consiglio come sempre di utilizzare la chat del gioco. Grazie a te Azzurissimo, buona continuazione di giornata, ti faccio lo shootout. Allora, buon proseguimento di giornata. Buona domenica, buona carica pappatoria. Se hai YouTube, ho detto, basta iscriverti al canale, al mio canale, che penso domani ci sarà la prima uscita del primo tutorial in italiano su come utilizzare Gamecast. Thank you. Quando vuoi, se vuoi venire in partita, sei benvenuto. Poi ovviamente, se avete bisogno di trovare i collezionabili sulla mappa Elengrand oppure sulla Oddbeacon, mi potete anche scrivere messaggi in privato e poi anche lì farò un altro tutorial su dove cercare i posizionabili sulla Hot Baron, perché domenica scorsa in live abbiamo cercato e trovato i formaggini qua. Però ovviamente, se non l'avete trovati, voi mi fate sapere, io vi giro il link del video tutorial che ho preparato su come, pardon, su dove trovare. I collezionabili. Ah yeah. Stavo per fare danni qua. Anzi, facciamo così. Distruzione. Diciamo distruzione no, altrimenti qua. Yeah. Super mega. Buongiorno a te, carissimo. Buongiorno a tutti. Ciao Gabbo. Ciao carissimo. Se vuoi puoi utilizzare anche Discord, perché c'è il problema che qua sulla chat vocale di Farming si sente basso. Sì? Eh sì, il solito. Allora devo togliere l'audio di qua. Sì, perché altrimenti entri. Mi entri doppio, in surround. Aspetta. Sì, va tranquillo. Sarracippe. Allora, faccio un breve giro in farm così. Punto esclamativo Discord. Là. Senti? Ja, forte Karen. Ja. Wunderbar, ecco qua, Sarracippe. Mi dica.
Vedi che ho iniziato a fare sto lavoro di raccolta qua sul campus. Però ci sono altri contrattini qua. Sul campo quale? Il 4, il 2, scusami, dove ci sono i mezzi qua. Il 2? Dove sono io in questo momento? Se fai lo switching dei mezzi arriverai sul campo qua. Ma tu sei entrato in farm, fammi vedere. Eccomi qua. Oh, yeah. Manca solo Gippo. Hello? Hello, Gippo boys. sta entrando, Sta. Si è seduto un attimo nel salottino. Sta prendendo il caffè. Allora io mi metto a trebbiare. Ok. Va bene? Sì. Caffè patacca, il caffè che L'hai tolto il spacca. GPS? Ah, non l'ho proprio inserito. Qua siamo in multi. Siamo Ok, in crossplay, quindi non c'è proprio di default sul ok. Ah, mezzo. va benissimo, benissimo. Quello solo quando lo inserisci, ti fa il problema che se non ti fa andare avanti. Allora, nel frattempo, quasi quasi, io Boh. mi vedo qualche altro contrattino. Ciao Ciao Gippo, Gippo, ma ma Gippo Gippo c'è c'è qua? qua? Starà entrando, credo. Adesso non ho bloccato il volante alla scrivania. Dovresti disattivare l'audio del gioco perché la chat Non l'ho vocale. disattivato? No, è attivo. Vatti Ah, la disattivato. voce non l'ho disattivato. Ti sei Aspetta, ancora. aspetta. Senti con lei che diceva com'è. La rotellina là. Sì. E poi. Esatto, sì, la rotellina input. Modalità input Così? vocale. Dovresti fare no. No. Esatto. Va bene? Bene? No. No. Volume veicolo, Giù, volume. devi scorrere alla fine. Rotellina giù. Suoni alla fine. No, ok. Adesso dovresti più sentirmi, giusto? Perfetto, adesso ti sento molto stereofonico, altissimo livello. Gippo, basta che entri su Discord e poi ci sta l'unica stanza gaming. È l'unica stanza dove ci stiamo. L'unica chat vocale dovrebbe essere quella là, sì. Sta per arrivare Mr. Sir Gippen. Oh yeah. Nel frattempo, Chiesa, io ti sto guardando dal secondo schermo e dal primo so giocare, così almeno ho tutto sotto controllo. sì. Allora, io quasi quasi mi vado da. Ah, le barbabille da zucchero. Questo Grande cos'è? invenzione il secondo schermo, Casserona. È molto più Il prossimo ottimo. step tocca anche a te, eh? Lo dovrei prendere piccolino però, che a me lo spazio è Io ce l'ho risicato. piccolo. Ora, poi dopo, se mi ricordo, ti mando la foto della mia scrivania, come rimane. Gippo, punto esclamativo e Discord. Oh. Ah, Oh vedi? là. Eccolo. Dicevi, com'è Dovevo comprare possibile? l'ultimo passaggio di disco che non mi faceva entrare a Fambrodo. Buongiorno, Zippo. Buongiorno. Zippo. Gippo, scusa, Gippo, Gippo. Ma vabbè, visto che prima ho fermato uno, sì, che No, ho già fermato. bestemmiava così tanto per gradire. Ma qua nel canale? E certo. Come si chiama? Ah, è fuggito. Non te lo dico, aspetta. Questa mascherella del Secondo moderatore. me è lo stesso che abbiamo beccato da me. Non lo so, Di sicuro. è entrato, cioè è entrato e bestemmiato. Comincia con la P il nome? Non mi ricordo, guarda, sinceramente. Vabbè, tanto qua alla fine Tanto dai bannati lo vedi, eh? si può darsi pure che è L'ho stato già bannato. bannato, io l'ho bloccato per il momento perché volevo Ah. No, vedere un attimo se continuava. io l'ho proprio Ah, ok. bannato. Hai fatto Perché bene. quelli non hanno fine, eh? Lì se lo fanno una volta, poi lo fanno sempre. Ma qua Quando? non c'è trippa per gatti. Vabbè. Nel senso che se non si comportano bene,
A prescindere, non è che... Oddio, non la metta la schermata del moderatore. Con la spada là. Ti dà la spada? Se vai nella chat principale del live, poi clicchi sulla spada. Madonna, è bello grande questo campo, È uno dei campi che vorrei acquistare. Scusate, faccio squillare il telefono perché... Vai tranquillo, non ci stanno proprio. Sono sicuramente al numero, sono sicuramente quelli della Vodafone che rompono le balle. Se non è la Vodafone, è la Wind, qualcuno sa. Sì, se non è quelli è quell'altro, sì, hai ragione. Per cui... Se non è zuppa è pan bagnato, si dice da noi. Sì. Allora, campo 6, ok, quindi è sempre dall'altra parte. Tu sei sulla play, Gippo? Eh? Sei dalla play tu? No, o dal PC? Dal PC. Altrimenti, da gaming. Altrimenti come farebbe a giocare con Zappa che gli porta... Zappa non è possibile. Ah beh, sì. Gli porta 7700 mod da installare. Giusto. Ma io ho anche quelle sue, Ah. Io anche quelle sue, mi sono scaricato anche quelle sue, quindi sono a posto. Dovresti aver scaricato non qua per entrare in partita non più di una decina di mod. Nuove ne ho. Ma io ce l'avevo già le tue. Io ne di mod nuove ne ho preso giusto. Dovevo aggiornarle solo e basta. 11 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Oh. Che porto il trattore che sta qui in negozio? Sì, grazie. Oh, grazie mille Super Macho King per aver portato in Macho in live tutti questi amici ed amiches. Ciao a tutti ragazzuoli. E vi offro un bel caffè, ragazzi. Caffè patacca, il caffè che spacca. Buongiorno. Wela, Pitti, buongiorno carissimo. Bonjour. Bonjour Monsieur Pitti, comment allez-vous? Ai ai ai. Mi sono ingastrato, lo sapevo. Monsieur Pitti? Ma fatti ingastrare. La voce dei Pitti, mi devo risvegliare con la voce dei Pitti stamattina? Ciao Macio! Ciao Macio! Buongiorno! Willa. Ma come funziona? Allora, è entrato Luciano e l'avete chiamato Pitti, entra la Zappa, come la chiamate? Presidentissimo! Ferdinando! Lorenzo, Lorenzo! Maestro 2, maestro 2! Maestro, quello è il super maestro! Via. Lorenzo, che è lui che comanda! Buongiorno, scusatemi, ma qua è un casino. Insomma... È un caos, esatto. Oh, c'è un nuovo follower. Leonardo da Vinci. Benvenuto. Il nostro allievo. Dalla scuola patacca. Grande, grande. Leonardo da Vinci direttamente da Firenze. Eh sì, salutiamo. No, ovviamente. Si mai da Vinci. La Vinci o la Perti? Da Vinci, in provincia di Empoli. Da Vinci. Buongiorno a tutti. Buongiorno, carissimo. Hello. Siamo fuori di testa. Leonardo da Vinci è un lavoratore supersonico, giovanissimo. Attivo. Ha solo un difetto. Cioè? Ma noi con le scatolette non possiamo entrare? No. Ah. Oh Zappa. Già che ti ciao, sento. Ciao. Siccome io mi sono scaricato le tue mod e faccio anche io il multiplayer col mio canale. Me lo permetti di mettere anche a me le mod sul canale tue, quelle che mi hai dato tu, perché sennò non riescono a giocare.
Quale hai scaricato? Quelle del pollaio o tutte quelle e tre, che... tutte e tre i pacchetti. Ah, ma l'unica cosa... Sì, Leonardo, puoi venire in gioco. Il server si chiama Tab Logistica Twitch. Tab Logistica 1 Twitch. Controlla di aver aggiornata le mod. E poi... poi ci sono alcune mod da scaricare e poi sei benvenuto. Sperando che non ti sia un attimino... Non abbiamo raggiunto il limite massimo, vediamo se si può aumentare. Player, siccome non so come togliere le tue mod che sono un fottio, allora chiaramente devo fare così. Ma te Gippo? Certo. Buongiorno. È risuscitato. Ciao Lupin. Ciao Lupin. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Ma tu sei riuscito a entrare? Dabbè, non ho capito una cosa, ma hai messo solo per PC la mappa? No, io sì. Cosplay. Perché okay. Non mi fai caricare le mod? Cosplay, allora andiamo. Io per adesso sì, perché... Ah, le mod erano troppo un casino. Ci sono alcune mod probabilmente da... No, a me no, non mi dà nessun mod da scaricare. Ah, ok, allora. Oh, io, Dabbi, non sono in diretta, sono solo qua. Ah, non ti preoccupare, ma non ci sono problemi, ci mancherebbe. Ah. Io, ragazzi, vi volevo fare una domanda, sono entrato per fare una domanda. Posso? Aspetta, Ruben, il bonifico l'hai fatto? Per le domande, prima cosa è il Green Pass. Il Green Pass ce l'ho alla grande. Devi aver fatto almeno 5 bonifici perché siamo qui in tante ascoltate. Stavo 5 a 5. Error 404. Andiamo bene. Io, la mia banca ancora, la notifica mi è arrivata. Vo a fiducia, però... No, te fidati, eh. Tale. Che è successo? Che sta entrando? Altri due amici. Moreno, yes. Moreno. Sì. Allora, Leonardo, se c'hai Discord, punto esclamativo Discord, puoi entrare. Ciao Moreno. In chat vocale. In alternativa puoi scrivere eventualmente sulla chat del gioco. Moreno, lui fa prima carica batteria. Punto esclamativo Discord, tutto attaccato. Aspetta uno secondo. Vabbè, via Lupin, facci questa domanda, eh. Allora, la domanda è questa. Io ho il PC, no? Mio. Sì. Praticamente mi è successa una cosa ieri. Io accendo il PC, il PC va perché mi dà proprio la schermata d'inizio, no? Però la tastiera mi si accende, poi mi si spenge e non mi va. Il mouse, sai, il cursore del mouse è tutto bloccato, non mi riesce a entrare. Praticamente io premo invio sulla tastiera per fare la password, niente, tutto fermo. Cioè io ho detto sarà la tastiera rotta, però volevo un consiglio, ho detto prima di andarla a comprare, però a vedere la butta, sì, è vero, ho butta la pasta. Ma no, perché se il mouse non te va non è manco la tastiera. L'hai provato a staccare e attaccare all'attacco? Dio buono, ma scherzi. L'hai cambiato l'attacco? Che so, con presa USB o presa quella di vecchia? No, USB. Dab, ci dai indicazioni di cosa possiamo fare? Ragazzi, prendete come sempre, potete prendere un contratto, fate voi. Ah, ok, sì, allora, bisogna sempre chiedere prima. No, ma che scherzi. A proposito, c'è una mietitura da 5.000 euro, come la faccio io? Dai. Allora, presto oggetti? Allora, accetta contratto. Esatto. Mi devi dare i permessi, potrebbe, però. Infatti... Che potrebbe essere? Cipo? Che cosa? Che non gli legge più i dispositivi. Non te lo so dire. Che c'hai? L'antivirus ce l'hai? L'antivirus? Sì, ce l'ho.
Che c'è il moltiplicatore di porte USB? Driver da aggiornare. Allora ragazzi, io quello che consiglio a voi, non so se voi lo fate ogni tanto, nei negozi di elettronica o nel vostro, nella vostra bottega, quello che vende il materiale elettrico, c'è uno spray disossidante. Ogni tanto vi consiglio di spruzzarne un pochettino a PC spento, ovviamente, nelle porte USB, perché tante volte si ossida col tempo e magari i contatti non avvengono correttamente. Oh Gippo, se mi vedi andare qua mezzo storto, io lavoro da dentro, eh. Beh, muori, anche se diciamo che però nel caso mio... Ah, detto... fai il ginecologo? Sì. No, nel senso, lavoro, faccio POV. No. Diciamo nel mio caso, ho detto la bottega sotto casa perché almeno facciamo girare l'economia, però ci sta anche, sì, ma si trova ovunque questo spray. Quindi spray disossidante per contatti, no, l'altro tipo WD-40 va bene, ma non è proprio indicato. C'è uno specifico che questo vi rimuove l'ossido. Vieni sul mio Discord che almeno lo chiacchieriamo meglio. Mi ascolti? Sì, ti sento. Allora, io ho preso il 16 come lavoro, come contratto, però sì. Se faccio se switch non mi porta la mia T3, come mai? Ma hai fatto presto oggetti? Certo. Aspetta, forse devo andare a liberare lo spazio al concessionario, che può darsi che non c'è spazio. Ah. Dab, stamattina ti mandiamo in paranoia totalex. Totalex. Ah no, ma tu hai preso... Totalexinovic. Hai preso i mezzi che stavano qua nel piazzale, sono quelli per il mio contratto. Ma a me stai dicendo? Sì. Quindi io ho fatto il combo 16, non ho preso niente ancora io. Ma vedi che forse hai fatto... non hai fatto presta oggetti. Ah. Aspetta, allora facciamo così. Mo prendiamo un altro... Aspetta, ma quanti contratti su? 3. Fa una cosa... No, peccato perderlo questo. No. Aspetta che magari Ale... Fa una cosa, nel frattempo se vai un attimo al campo 6 che finisci tu nel frattempo di scaricare di togliere le barbabitole, io vedo di scaricare il tuo. Sì. Allora. C'erano dei mezzi qua in mezzo, ma sono spariti. C'era un John Deere e due rimorchi. Allora, quindi io se... vi guardo in Livias perché siete già 5 pieni. Non posso entrare da mano. Ah, io non so nemmeno come si fa a modificare. No, lascia stare. Non stare a uscire dalla partita. Giocate, vi guardo. Alla prossima volta. No, perché non credevo che potessimo arrivare a un numero così. No, ma scherzi, anch'io metto 5 dab, anche perché sennò. Qua settimana poi metterò di più. Perché se effettivamente la Zappaland comunque. È una mappa molto molto amata, diciamo così, la serie è molto seguita, quindi... Vi guardo che vi riposo. Allora, io ho bisogno di un cassone per scaricare... Il cassone per scaricare la trebbia di Ale? No, per scaricare le patate, le barbabietole. Sto cercando di recuperare l'altro trattore che non ho capito che fine ha fatto. Ah, ok. Allora. Ciao Gippen! Sarà Gippen? È sparita Gippen? Riempi a me, Leo. Infatti il John Deere, ragazzi, il John Deere è quello là che è riservato al contratto, perciò ho lasciato il costone a bordo campo. Allora, Macio, sì? Prendo un altro. Facciamo una cosa, visto che io tra 5 minuti 10 minuti stacco, mo esco io e entri tu, dai. No, finisci tra 5 minuti 5-10 minuti devo uscire, peccato che io poi esco e poi rimani. Dai, facciamo vai, così. Vai, te gioca. Come vuoi, Gioca. Io mi riposo. Sta riposo completo. Sì, okay. Vi guardo. Rimango su disco e riguardo la Libes. Andiamo con Eliza oggi, ragazzi. Perché qua altrimenti il sembra in agguato. E mo ti porto l'altro trattore così. Ciao Morino! Ciao Moreno! Hola Moreno! Buon pranzo! Buona carica batterie, buona carica pappatoria domenicale qua. Non so se dalle tue parti è leggera, diciamo che dalle mie parti
la domenica un po' più relax. Ma il contratto qua è finito, vediamo un po'. Vabbè, intanto se non è finito al 20, al 2. Oh, Aleasso, sì. Scusami, sì, l'ho salutato, ciao Aleasso. Sì che mi hai salutato. Gippo. Ora sono sbarionato io. Aspetta. Tranquillo. Tranquillo, non c'è nessun problema. Il cassone che era a bordo campo, che fine ha fatto? Quello blu. Cayman trattino basso, lo trattino basso resta sostenendo il canale con una sub. Grazie di cuore per il sostegno. Perché il mio c'erano due cassoni. No, e uno sta lì. Oh, grazie per la sub, Cayman. Viva Lore, come diceva. Ciao, Super Cayman. Un cassone dietro, ma sta con un altro trattore. Quella, Cayman. Aiuto. Non sto a capire più niente. Allora, il cassone... Il cassone blu è quello là, serve per scaricare la trebbia. Questi cassoni verdi con questo trattore servirebbero per la missione che stavo facendo io. Quindi, eventualmente, Leo, sto cassone si potrebbe andare a scaricare un attimino e vi lascio. Leo, il trattore. Sembri un pazzo con quel casco in giro per il campo, mannaggia. Aspetta, Leo. Mettiti a fianco a me. Ha finito, gli scarico questo, vado a scaricare e vengo da te. Ok? Allora, quello Leo, che sta sul campo, sul 6, dopo, quando svuota il mezzo, dovrebbe svuotare... Ah, vabbè che Ale ha finito qua, apposta, allora non serve più. Io devo andare da qualche parte con questa, mo? Ok, a posto, sì. A posto. Mo, okay. La scarica, poi presto qua, riprendo il cassone e vengo da te. Sì, vedi che mo sta il mezzo di là su... Su 6, mi pare. Su 6 hai detto? Esatto, sì. Vabbè, Dab, fai bene il dirigente, eh? Dove devo andare adesso, Dab? Allora, mo appena... Mo finiamo... sblocchiamo un attimo questo contratto. Allora, Leo, vendi a mettere sotto la trebbia, vieni. Allora, riscuotiamo, c'è ancora un altro contratto di mietitura. Allora. Mi dica! Bisogna aspettare prima che Gippo vada a scaricare tutto e poi si sblocca, perché al momento ci sono tre contrattini bloccati. Arrivo. Gippo, un attimo, un minuto. Gippo, poi se ti riesce, appena vedi che... ti dà il contratto terminato, se puoi conservare il materiale, che così poi lo porto, lo riutilizzo in farm per... Sì, ho capito. Grazie. Per le galline. Esatto, sì, raccolgo sempre, perché no, più che altro per fare la farina, perché anche qua vorrei incominciare a produrre. Sarragippen. Sarragippen è una macchina indistruttibile. Sta arrivando con Elisa qua, Elisa! Elisa, batti il colpo! È il trattore della settimana, qua. Della settimana, quello mi sa che tiene il trattore dell'anno. la spadaccina più temuta di Twitch. Oh, io sono venuto adesso perché alle 3 c'è il Genoa, io non posso stare qua su Twitch. Beh, non ti preoccupare. Io pure mi sono anticipato un pochettino, io pure ieri. Beh, a parte ieri mattina non ho streamato perché ho dovuto fare un po' di cosucce, quindi... Quando ci sono le partite sacra. Quando è una... Quando uno c'è giornata una passione, sacra. Quando c'è una passione, è bello che... Insomma, la... ma più che altro perché il televisore, questo qua da 32 che uso per giocare, lo usiamo per vedere partite con mio padre, capito? Ah, ok, allora quando è così mi sembra più che giusto. Sì. Quando è così? Perché lui se no la tocca vedere dal portatile e non sta bene, dai. Ah no, diventa la vista, anche per chi c'ha la vista d'aquila, a lungo andare poi... Sì. Come l'altro giorno, se iniziamo a prendere tre pappine al primo tempo, spengo tutto e vengo su Twitch, non è il problema. Speriamo di no, dai. Speriamo di no. Ah beh, quest'anno è molto frequente la situazione da noi. Vabbè che oggi abbiamo la Salernitana, non è che... Vabbè, però si dice che
da quelli là che sono meno valutati, a volte sono quelli che ti servono. Ah, sì, sì. L'apparenza inganna. Nella vita io, per esempio, non mi limito mai a farmi un'idea di una persona in base all'aspetto fisico. Assolutamente, stessa cosa, è vero, è vero, è vero. Molto, molto saggia. Grande Gipen. Allora, dove vado, su Infarm? Sì, sì, a proposito, bravo. Ditemi, ragazzuoli, io sono fermo, Un attimo, un attimo. Come sei fermo? Dab! Allora, questo è... Sono fermo, fatemi lavorare. Io vedo okay. Gli do lavorare a questi giovani. Okay. C'ho 40 minuti di tempo, ragazzi. Ok, allora. Siamo redditi da contratti, a tu più non posso. Vai, Dab, devi fare i milioni di Everon stamattina. Allora, Ale, un altro è il campo 19. 19? Sì, grazie. Poi ti vengo a dare una mano a scaricare il cassone. Appena qua si libera. Allora, Madonna, 19 è proprio a bagasce, come si diceva noi. La bash. A bagasce. Secondo me, Dab, comunque a fine l'Ives ti fuma il cervello. Il cervello, dice. Diciamo che non è mai non ho mai gestito un numero così alto di persone, anche dal punto di vista lavorativo. È bello complicatuccio, però ci sta pure che questo personale è in maniera molto alta, altissimamente, non so se si possa dire, se sia corretto, comunque in maniera molto alta, di un livello altissimo di collaborazione. Scusa, appena io siamo dalla destra, vero? Siamo di nicchia noi, siamo mica io qua. Io vengo dalla scuola Patacca, quindi sono autonomo. Scusate, appena esco in farma sulla destra, scarico, sì. Nel silos, quello là è il silos. Quello grosso, no? Sì, sì, quello grosso, e quello c'è un solo silos. Grazie. Oh, ma ci credi che anche per strada non riesco a guidare con la telecamera alta? Nella vita neanche reale. Neanche la trebbia. Ah, vabbè, perché sei abituata a quella... Porca vacca, incredibile. Quella è più una visuale, diciamo così... Reale. Cinematografico da TV, ecco. È qui la festa? Sì. Yes. Un po' l'intelligenza demenziale del gioco, porca vacca. Oh yes, oh yes. Non è che si ferma le macchine, arrivano sparate qua. Sì, ciao. Beh, meglio del 19, so, perché col 19 andavano a 35 all'ora, almeno queste camminano. Cazzo. Però il rispetto ce l'hanno mai, bro. No. Maurizio, Max, Luigi. Ieri sera in live, ma una, cioè io con la trebbia, quella lì la trebbia, quella della Case, mi pare che era, come ricordo, una panacca mi ha fatto girare. A me una due cavalli. Sì, ma sono così qua. A me una due cavalli sulla Hot Biberon, come è scritto la zappa. Una due cavalli una volta mi ha falciato, ma avevo il cassone pieno, è arrivato sotto, boom, ma ha girato. Vincono sempre loro. Annaccia, quelle sono finte due cavalli, in realtà sono 200 cavalli. No, due carrammati. Ok, sono arrivato al 19. Ma quando c'è tutta sta gente gli fa vedere sto schifo di mappa, gli fa vedere, mannaccia miseria. Scusa, se questa mappa fa tutto questo, fa queste visualizzazioni, vuol dire che è apprezzata, voglio dire. Comunque, ragazzi, se c'è qualcuno con il cassone, arrivo, può venire, quando Sariano. Volete. Tu sei al 18. Okay. Sei tu? Ma sì, sta lavorando come le bestriche o no? Il cassone che avevo lasciato qua. No, io sto lavorando la mia, perché sono pieni, sono già in 5. Faccio in ufficio, sta gestendo un po' di pratica. Un attimo, ragazzi, Gippo, dici, scusa. Ma il cassone che stava sul 2, non è andato a finire. Dovrebbe essere sul 6, credo. Chi ce l'ha portato? Cammina da solo? No,
Zappa, Macio è in ufficio, sta sbrigando un po' di pratiche. Ah, ho capito. Sta mettendo i timbri sulle... Sta preparando le fatture, roba varia. Esatto. Sì. Ah, perché se no mettevo multiplayer la mappa che sto a progettare, gli facevo tagliare l'albero. Non permetto la legna, guarda. Macio versione boscaiolo. Io li taglio solo dal vero gli alberi. No, ce l'ho in mezzo alla strada, capito? Perché ho fatto le strade. Oh, c'ho un campo che c'ha una salita impressionante. Gliela fa manco il trattore. Il trattore del Jeep con la rata. Sto andando dritto, Dab. Sì, sì, vabbè, non ti preoccupare, non è un problema. Che devi caricare qui, Jeep? Mi metto a fianco a te, te carico, no? Va bene. Dio mio, su, su, su. Sei dietro di me, no, Dab? Sì, sì, sono io quello dietro di te. Dallo specchietto ti vedo. Ah, però. Ma Dab, le mocchette le hai messe? Le a breve le metto. È proprio in questa live le volevo mettere. La mocchetta metti? Devi fare la paglia ancora? La paglia no, ce l'ho. Ma ti faccio vedere. Salviamo un momo. Allora, torniamo in Farmes. Allora, ho messo tutto, se non ricordo male. Allora. Infatti, proprio prima mi sa che ho messo il tutto. Allora, il fieno. Ah, mi pare che è il fieno che mi mancava. No, mi pare che c'è tutto. Il fieno ce l'hai in botto, ce l'hai. Sì, sì, c'è tutto. Allora, ragazzuoli, in diretta. Prendiamo i primi animalotti. Aspetta. Mangia... Devi comprare il mangime, prima cosa. Solo quello manca. Mangime e poi devi comprare il tirapaglia e venire perché si tira da di qua. Vabbè, quello per il momento, diciamo che i liquami, cose. Non... Vabbè. Faccio dimmi. Squadro questo campo qua, così possiamo andare avanti e indietro. Sì, eh? Sì. Squadro. Tranquillo, fai come meglio credi. Come se ragazzi... fossi sulla mappa dei Dab. Esatto. Vi posso chiedere una cosa tecnica? Yeah. Dica, Civic. Dica. Se la sapete. Allora, siccome ho messo la produzione di calce, no? Che metti sassi e fai la calce. Sì. Per caso c'è un silo esterno lì dentro la calce? I multifruit. Sì. Quelli bianchi. Multifruit, ma quelli bianchi della mappa. Che praticamente ho già la mod. Sì, quelli bianchi c'hanno anche la calce, sì. Ma se non mi sbaglio tutto. Non so, non ho provato. C'è una schiera di tre silos tutti colorati. In base. Mi sì, sentite, ma c'è là. Ok, ma la calce viva, quando io la vado a prendere dal bagarospoli della fabbrica, me la butta sfusa dentro al carrello, come funziona? Certo, sì, te la butta sfusa dentro. Quindi c'è un tubo. No, allora, se non scarichi la mod per mettere la roba sfusa nei carrelli la puoi caricare solo nello spargi calci. Ah, ok, però lo posso caricare nello spargi calci, quindi nello spargi calci solo e basta. Se tu metti la mod e lo puoi caricare anche sul carrello, il cassone, quello lì dove ci carichi il grano per ditte, sì. Allora lo puoi anche mettere lì e portare nel kilo. Ok, grazie. Prego, la mia mi fai i contenitori. Prego Vinci. Dipende quale hai messo, Switch. Hai messo la multifruit. No, parlo di la fabbrica della calce. No, è solo quella singola della fabbrica della calce, non è il multi bagarospoli. Ma poi dentro di tiro sto penso ce la devi mettere te. Io noi c'avevamo quella col tubo esterno, c'avevamo, ti ricordi, sulla Erdengrat, la faceva esterna, il tubo. Ok, comunque va bene. Provo. Allora, contratto. Allora, io porto anche la lama per il mais sul campotto. Poi. Supermercato. Tutto al supermercato. Ah, tutto al supermercato. Sì. No, non ci capisci più niente, non sai più che fargli fa sta gente. Oh, ma scritto Ayman, in live comunque mi mandate Dab in tilt. L'ultima volta che è successa una cosa del genere ho parlato e non si è più ripreso. Mamma mia. Ah, lì era sudato. Ha detto avete fatto fatica con il serio.
Sono tutto sudato. Che la mattina micidiali in 5 a fa il trinciato dei tre campi dei mais. Mamma. E lui da solo a vendemmia sarà messo. Avete sconvolto la sua tranquillità nella live. Sì, sì, visto lui sul live, tutto tranquillo, lui si mette lì con la calcolatrice, fa i conti, questo conviene, questo non conviene, qualità cavallo, la differenza fa cavalli del trattore diviso quanto costa, perciò quanto costa il cavallo, capito? Che allora imprenditore, oh, che imprenditore. E capito, e poi dopo scappa fuori e ti compra il trattore con l'aria compressa. Guarda, aria compressa addirittura. Scusa, il case quello lì senza gasolio? Che, ah, che fa? Oh, Pitti, bonjour, monsieur Pitti. Bonjour. Monsieur Pitti. Pitti, le è arrivata la risposta? Oh, po' bacca, se c'è. Ma perché Pitti bannato? Perché è stato bannato. L'hanno bannato. No, l'hanno bannato da un noto streamer, l'ha bannato perché è entrato, ha fatto forza il team e la zappa storta. il nostro Pitti da Galera. Ma perché, ragazzi? Perché non ci può. Atto, in teoria la legge dello streamer dice che non tocca fare spam di altri canali nelle live altrui. In teoria. Poi dopo ci siamo noi che siamo un po' fuori dalle righe, che spammiamo anche il gatto. Sì, vabbè, ma se uno è d'accordo. Non era d'accordo, perché sul regolamento di questa chat c'è scritto non spammare altri. Ma sì, l'altro non era d'accordo. L'altro non era d'accordo. Bastardi, però, cazzo. Dai. Vabbè, no, vabbè, è il regolamento, si sa, E vabbè, ma però l'altro l'ha segnalato sicuro per fare una cosa del genere. Adesso vuole fare una protesta, Pitti. Ha scritto direttamente sulla chat: viva il team, la zappa storta. Pum! A fine live l'hanno bannato. Gli hanno fatto vedere tutta la live, però. Gli hanno fatto vedere tutto. Poi a fine live. Pitti adesso entrerà in tutte le live e piazzerà la bandiera alla zappa e scapperà. Hai detto Maurizio, Milito ce l'ha con lui anche. Il portabandiera. Quando arrivano tutti quanti lì da me, mi segnalano un'altra volta per nudità femminile, anche se non è vero, buonanotte. Beh, ti sei salvata la nudità maschile, dai. Me la sai perché me la sono salvata? Te lo spiego. Allora, me la sono salvata, quella dell'nudità maschile, me la sono salvata perché il giorno dopo non l'ho portato, perciò sicuramente sarò stato segnalato. Se tu il giorno dopo riporti quello, perché tu la segnalazione ti hanno fatta la live prima, e perciò tu non la sai, e nella live dopo, se tu riporti quella cosa, vieni bannato. Appena compare, vieni bannato. Caspita, ok. Cioè, ragazzi, spiegatemi bene, così evito di fare figure pure io. Chiedo scusa, ma state venendo qualcuno a svuotare il cassone? GIF o Leo? È successo questo. A me mi è successo questo. Io c'avevo la GIF di Sabrina Salerno, come ce l'ha anche un altro noto streamer. Identica, non cambiava quasi niente. Oh, a un certo punto si vede una piccola percentuale di zona di seno, no? Ma quello è capitato proprio durante il girato del video, se non ricordo male. Sono pieno, ragazzi, chi viene? Sto arrivando io sono andato a scaricare adesso. Praticamente che è successo? Leo stava col proprio cassone. Che è successo? Che praticamente qualche buon tempone, la live prima, mi ha segnalato a Twitch per nudità femminile. Perciò che succede? Te mette praticamente un computer addosso che nel momento che compare un qualcosa di nudo femminile vieni bannato. Io dopo 45 minuti di live mi si è spenta la live. Che c'è? Ho detto, dico, vabbè, è caduto internet, perciò che fai? Vai a fare tutta la cosa, spingi il computer, spingi il modem, riaccendi il modem, riaccendi il computer, però non, cioè, mettevo la password sulla zappa storta e non mi diceva niente. Bene, bene, guardo sul cellulare, notifica dell'email, guardo lei è stato bannato, di qua e là, in inglese, insomma, tutto altro. Oh, porca. 5 giorni. $17 guadagnati persi, perché ti levano tutti i soldi che c'hai dal sì, momento, sì, certo. Nel momento, e praticamente niente, eccoci. Cioè, ovviamente hai perso soldi per un mese, diciamo. Di 2 mesi, perché 2 mesi.
perché, perché praticamente te leva anche quelli che ancora non, che io ancora non ero. Ma allora cosa hanno fatto a fare? Cosa, cioè, per la faccenda di Pitti, cosa hanno fatto a fare i moderatori? Perché se uno. La faccenda di Pitti, questo allora è uno streamer che praticamente ha tanti moderatori. I moderatori che fanno? Segnalano la persona, scrivono la persona che ha fatto un possibile spam o qualcosa. A fine live si riuniscono e vanno a controllare. Se io dico, per esempio, forza team Dub, no, non vengo bannato, perché loro vanno a controllare il, se esiste un, una pagina si chiama Dub, non esiste, e buonanotte, perciò lascio aereo. Loro vanno sono andati a mettere la zappa storta e l'hanno trovata. E perciò dice, questo ha fatto lo spam alla zappa storta. Punto. Quindi, ma se anche qualcuno viene nella tua chat e fa quelle cose, vieni malato te. E no, 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 questo io parlavo del Pitti bannato, era perché quale motivo è stato bannato. È facoltativa questa cosa. Se tu vieni in chat e scrivi una bestemmia in chat e io non te la banno, è capace Twitch, che me la banna Twitch. Twitch mi banna a me, ma io il mio prossimo ban è dei 30 giorni. Che cavolo. Il terzo ban è cancellazione del canale. Ma io non vorrei, però non vorrei sbagliare, ma Twitch non ti banna per lo spam, cioè se fai pubblicità ad un altro canale. È lo streamer. Aspetta, il fatto è che è lo streamer che decide se applicare o meno o fare o meno questa regola. Io per esempio non l'ho messa, però per esempio se qualcuno, diciamo così, merita di meno, non è che gli vada a fare pubblicità, capito? Esatto. Quale discorso? Siamo noi, diciamo, che vediamo, facciamo fare questa pubblicità, capito? Non è la regola di stessa cosa. Se uno bestemmia in chat, non è che ti bandano a te, bandano a quello che bestemmia, No, perché no, tu sei responsabile. Allora, lui, tu è Ale... responsabile del tuo canale. Allora vi spiego. Se uno bestemmia Ale, che non lo conosco, che allora, scusa. Allora, chi gestisce un forum, un sito internet, no? È responsabile anche di ciò che dice un utente. Ciò che cosa significa? Che se tu, per esempio, minacci qualcuno o dici una cosa grave, non solo sei tu responsabile di quello che scrivi, ma sono anche io responsabile di quello che tu sei venuto a scrivere nel mio forum o nel mio canale. Ecco perché si dice io mi dissocio e ovviamente scatta la persona che, se non gli si... Per esempio, ti ricordi l'altro giorno è arrivato quello là a bestemmiare nella mia room e io l'ho bannato, io non lo conoscevo. Perché? Però l'hai bannato, perciò hai preso un provvedimento. Quindi fatto bene, se non lo bannavi andavi nei guai. Esatto. Se tu non lo bannavi, Twitch ti segnalava. Diciamo che per cose più gravi si rischia di finire anche sul penale, ecco, perciò io, diciamo che non è la prima volta che gestisco una cosa del genere, ma oramai sono più di 10 anni che mi occupo di comunicazione social, quindi queste cose sul qua... penale. Sì, scusa, le offese, le ingiurie, la diffamazione a mezzo... Cioè, anzi, c'è l'aggravante, tra l'altro, C'è l'aggravante a mezzo stampa. Dambi, ci stai tu qua qualcosa, Il problema, Asso, è che se tu non... Io, per esempio, ho il moderatore di Streamlab... Che non mi... ho caricato alcune parole che non possono essere dette, no? Ah, ma allora lo faccio anche io, sicuro, questa cosa ho qua messo del... che per esempio chi scrive in caps viene bannato subito, perciò tu non puoi stare, se tu per dite sei da solo, no, e non c'è il moderatore in quel momento, stai a guidare ITS e perciò sei più concentrato alla guida che a guardare la cosa. Quello che arriva e ti scrive, che ne so, qualcosa adesso per dite della guerra, no? Inneggi alla guerra, anche quello è bannabile. Te lo sospende in base alla gravità, te lo sospende per 5 minuti. Adesso io moderatori non ne ho più, quindi tocca fare tutto a me. Streamlabs, questi qua. Allora metti Streamlabs e fai la moderazione a Streamlabs. E tu la decidi tu quanto devi essere rigogliosa. Vedete, per esempio, c'è Brixia, lui ce l'ha molto alta. Perciò anche che scrivi una parola che assomiglia a una parola brutta, lui te la banna. Sì, ti sospende, non la fa comparire in chat e lo mette all'attenzione dei moderatori.
infatti te lo dice. E ti conviene, perché adesso ti entrano in chat tutta sta gente che entra e ti bestemmia. Come quello che è entrato dopo. Io allora lo faccio. Le parole le scegli tu, no? Puoi anche mettere le parole più forti, che quando loro le digitano, diciamo, te le va a bannare, ma c'è già il... Sì, non te le fa scrivere. No, le parole, dico, le devo digitare io nel... Allora... Oh, no, puoi mettere il livello di moderazione più alto e lui te lo banna il culo. Ok, faccio così sicuro. Grazie, ragazzi. Nel bot di Twitch sì, puoi anche inserire delle parole, cioè, che possono essere... È un mese che sono qua. Le cose mi stanno andando abbastanza bene e praticamente sono al 2.9, mi manca un'attacca per avere la moderazione. Pitti, la figlia, cioè. La sì. E, sono già a 130 follower. Pitti, assicurati di aver non mi va a fare attivato cagati, il microfono, perché non esce l'audio. No, Pitti, gli devi dare tu il permesso, non si spiega, gli devi dare l'invito, devi mandargli l'invito. Ci sta, no, l'ho già mandato. Giorno. Eccolo qua, Pitti. Ora ti sentiamo. Buongiorno, Pitti. Buongiorno. Buongiorno, ma avete finito di parlare male di me? No, mai. Questo mai. Ieri mi ha fatto andare via più gente ieri. Ma ieri stavamo un po' elettrizzati. Mi dispiace davvero, Pitti, guarda. No, a me no, a me per niente, guarda. Mattia, buongiorno. Io non mi sono perso niente. Ben tornato nel canale. No, Mattia. No, però sai, sei una bella persona. Ora non esagerà. Sei una persona. Buongiorno. La persona carina. Buongiorno. Pitti è una persona carina. Sto facendo una nuova via a petto dritto, Un uomo a petto dritto. Un uomo tutto di un uomo. Zappa, ascolta. Sentiamo. Io domani devo tornare al lavoro di notte. Era ora. Quindi... Non ne potevamo più di sentirti. Non è che vi lascio così. Io domani entro con il Twitch di mia moglie su Robby Mel. Vai a far casino con quell'altro. Può far casino anche con quello. Blocca l'altro adesso. Prima la zappa, mi bannano. Sì, là non puoi parlare di altri streamer. La regola base degli streamer in generale è che non si parla di non si scrive di altri streamer. Scrivere niente che riguarda devi scrivere viva Cayman o viva Taliban. Scusa, a voce non si può parlare di altri streamer neanche? Noi stiamo facendo l'eccezione alla regola, forse non ora togliendo un po', mettendo da parte un po' lo scherzo. Allora ragazzi, siamo noi, ok? Team Zap in generale, noi amici streamer che facciamo fare un po' di pubblicità, quindi facciamo promozione gratuita agli altri canali streamer, negli altri canali non si fa sta cosa, siamo noi che abbiamo creato questa regola e gli altri creano la regola che non si parla di altri streamer, eccetera eccetera, quindi è un'eccezione che noi abbiamo deciso di fare. Una regola di Twitch che proprio c'è scritto, se tu vai a leggere nelle regole di Twitch c'è scritto non spammare altri canali. Pitti, ho un'idea, Pitti, ho un'idea. Ma, quindi io l'altro giorno stavo parlando in chat di quel tale Ale, mo mi bannano. No, allora non ha capito, Asso, non vieni bannato perché parli di altri streamer, ma non puoi andare nelle live, cioè tu per dite io Dab per dite siamo per dei streamer diversi dagli altri perché facciamo pubblicità ad altri streamer, esatto. In teoria noi non dovremmo farla perché è una cosa controproducente verso di noi, perché esatto, è questo il problema, perciò in tutti gli streamer c'è la legge che non puoi spammare altri canali, perciò se tu entri nel canale di Tizio e Caio e dici io sono uno streamer te bannano. Ok, Pitti, ma non ti vieni bannato da Twitch, vieni bannato da quel canale. E se il canale ti chiede tu streami e tu cosa gli dici? Non certo posso dirlo.
te l'ha detto lui la domanda, gli dici sì. Ah, okay, lui. Okay. Deve essere okay, lui. Okay. A no, tanto per sapere, perché qua non si sa mai. Che... No, no, quando, infatti, non vedi anche e Zappa facciamo la stessa cosa. Quando vogliamo fare promozione a qualcuno che entra, diciamo, tu sei uno streamer. Che cosa porti? Altrimenti, cosa hanno fatto a fare gli ISO? No. Gli ISO li puoi fare anche solo per il tuo canale. Non è la stessa cosa del fatto che tu dici cosa porti, scrivi il nome del tuo canale non mettendo il link, è diverso. Lo shootout dice l'ultima cosa che lui ha fatto, capito? Però il fatto che tu interagisci direttamente con quella persona è come se andassi a instaurare un rapporto umano prima di tutto, e poi quello lì, diciamo, virtuale, okay, che okay, sia okay. Questo alla fine è il discorso. Vabbè, io per adesso segnalazioni non ne ho avute. Però se fai entrare a Pitti del canale lo avrai. MSPT sentite? Sì. Io c'ho un suggerimento per Pitti. Lui entra, mette prima Viva la Zappa, poi mette un altro messaggio Viva la Storta e sta a posto. Bravo, cosa che volevo dire io. Però per esempio fatta la legge trovare l'ingrato, se lui dice Viva Caima Lore, no? Può essere bannato. Se invece lui dice Viva Chiocciola Lore Cayman, Cayman Lore, per dite, perché comunque tagga quella persona che in quel momento è automatica chat, la cosa. Bastardo. Lo può fare, esatto, perché è come se nominasse quella persona, anche se lui vuole fare pubblicità occulta, diciamo così, senza farsi scappare. Sì, sì. La scrivo in chat, guarda. Sì, sì, se lui dice, lui fa così, Viva Cayman trattino basso, trattino basso Lore, questo è bannabile. Se lui invece fa Viva Chiocciola Cayman Lore, non è bannabile. Esatto, perché ha citato una persona in un commento. Ah, ok. Ah, tu quando fai menziona. Esatto, menziona, esatto, sì. Ah, tu fai menziona e non ti bannano, ok. Ma allora, studiala come la devi fare. Vabbè, ti sei accorto come farò dritto bene adesso? Cash Federina. Ma è dato l'input. La lama affilata. Domani devo convincere solo 13 persone a venire sulla live di Robby Mel. Domani sera, allora come si scrive? Domani sera lo scrivo pure io così, dai. Dice Cayman, voi scrivete bannate Fitti. Pitti ban. Tanto non ci sto col mio account, quindi. Ah, ecco. Mi sveglio tutti. Alla magia. Ma a proposito delle cose, come sta andando questa farm? State lavorando o state solo a chiacchierare? Ah, voglio. No, fate patacca, su. Oggi siete molti qua dentro, eh? Fortunatamente sì, sì, oggi. Ne siamo veramente un bel po'. Non fate i patacca nei canali degli altri, ma là, anche con quelli, se no, a parte gli scherzi, dopo magari gli mandano gli hacker alla Zappa, non fate i patacca. Tanto a me Viva la Zappa storta non lo può scrivere, perché io entro come talebano, perciò... No, no, però ormai lo sanno il canale, magari no, dopo ti mandano qualcuno di anomalo. Io non sapevo, Mancio, te l'ho detto, io non lo sapevo che non si poteva fare, sta là, sta a correre. No, no, ma lo so, ma io infatti gli ho detto subito, ragazzi, adesso gli scrivo Pitti che non si può fare, ma sei capito subito che non lo sapevi. Ma è perché, come tutti, non andiamo a reggere il regolamento, ma lui l'ha messo. Quando tu entri la prima volta nella live, c'è il regolamento. Esatto, ti esce con la scheda. Non lo va a leggere nessuno. Io per esempio, è il problema. Io per esempio nel regolamento della mia chat, per chi l'avesse letto, c'è scritto si può parlare solo bene degli altri streamer. Ecco, quindi che cosa significa? Che se si deve parlare non bene di uno streamer, uno si manda il messaggio privato e fa quello che vuole sul proprio account. Ecco, per esempio, questa è una cosa che nessuno ha messo. Io, oltre a fare pubblicità, insomma, dico, se dovete parlare di una persona, parlatene bene. Di parlarne non bene, sia chiunque è bravo, e quindi ho creato una regola atipica. Sì, sì, no, ma è giusto, è giustissimo, Dab.
Anche perché può stare uno streamer o una persona può stare non simpatica a te, ma a me magari può stare simpatico, perché io che ne so, sono stato educato con quella persona e quella persona magari con me si rapporta bene rispetto a uno che si è rapportato in maniera maleducata, e quello magari gli avrà detto ma vai a pescare, no, per dire, cioè. Buona giornata. Ciao Ita, maestro il numero uno. Ciao Ita, grazie per essere passato. Ciao Ita, il live. Ciao. Lui è il moderatore di qualcuno, ma non mi ricordo. Ita di Drift, di Fernbus, il mitico Ita, e ovviamente è anche il moderatore di questo canale. Non l'ho fatto mai vedere. Di Drift no, ha detto. Ah, allora forse mi sono confuso. Di Fernbus sì, mi sembra. Fernbus sì. Oh. Chi mi ha annullato? È arrivato The Ripper King, Ride. Sta ospitando la diretta. Due ospiti entrati nella diretta. Dab. Benvenuti. The Ripper. Il trattino basso Ripper King 666 ha effettuato un raid. Dove sei, Dab? Axel 513 Neji ha appena iniziato a seguire. Ragazzi, un attimo. Grazie per il follow. Ragazzi, un attimo. No, se non vi rispondo vuol dire che è in atto un raid o qualcosa del genere. Allora, no. Ripper King, benvenuto. Grazie per il raid. Facciamo lo shootout. Allora, The Ripper King, grazie mille, benvenuto nel canale, e diamo il benvenuto ovviamente a Axel Rose. Avete fatto qualche boiata, avete fatto? Mi sa pure a me. Avete raccolto i soldi, io sto finendo il campo. Avete raccolto la missione? Avete buggato tutte le missioni così adesso? Sì, perché sono spariti i carrelli, sono spariti gli attori, sparito tutto. E me la fa ancora prendere, Sì, abbiamo il carrello dietro. Sì, significa. Ragazzi, vabbè, capita, muovata. Non è un problema. Sono rimasto a piedi. Devi annullare la missione. Rimettici no, sta all'89, può darsi pure che ci arriva. Provate, dai, provate, se ci arriva. Allora, io allora, quando vi ho detto, ragazzi, il cassone della missione delle barbabietole sono quelli là verdi. L'ultima l'ho fatta ieri, guarda. Le ho detto perché sapevo di questa cosa qua, quindi magari prima di prendere i mezzi, quando ho detto, ragazzi, i mezzi che stavano al concessionario sono quelli che devono essere utilizzati per il contratto, quello là, magari qualcuno avrebbe dovuto dire, vabbè, comunque va niente, raga, tanto si possono annullare, non è un problema. Ora va a Piancassone per piazze 4. Quello, ma il cassone a disposizione ce n'ho soltanto uno. Mulino. Sì. Solo che il contenuto di quel cassone mi sa che è sparito. Allora, sì, perché ce l'avevi nella missione delle barbabietole. Quello con la vena. Esatto, quello là delle barbabietole. Uno era. Ora devi andare al cassone tu un farm e provare a finire sta missione. Portatelo giù, perché qui alla Trebbia di Ale serve, raga. Non c'è sta in farm, io non lo vedo, dove sta? Ce l'ha qualcuno con l'altro cassone, è l'unico cassone che c'è a disposizione. Ciao Pitti! Ciao Pitti, grazie per essere passato i Polives. Allora, quello blu il cassone? Il verde. Quello con. Quello con il. Ma solo Leo, io non so se Leo c'ha il cassone o meno, io non si sente perché non parla. Dab, scusate ragazzi, Dab, dimmi. Io ora finisco questo campo e vado a mangiare. Ok, vai tranquillo. Tanto... Scusate ragazzi, ma devo andare a mangiare. Vabbè, anche perché sono le 12, quindi mi sembra più che giusto. Leo, allora, c'hai il cassone, Leonardo? Lo sentite, mo? Sì, eccoci qua. Ciao. Oh, finalmente. Ce l'ho io il cassone. Vai a scaricare Ale e prova a finire sta missione. Questa qua devi scaricare al mulino per grano, sarebbe quello là che trovi. Ciao. Abbiamo fatto il. Va bene ragazzi,
è stato un piacere. Io devo, purtroppo devo allontanarmi. Vabbè, pure io. Dai, che... dai, sono andato io sulla tribbia. Dai, hai finito? Ha finito? Sì, sì, ho, il campo l'ho finito. Allora sta a posto, mo consiglio. Finito il lavoro, dai. Va bene, è questa? Non sì, volevo lasciare il lavoro a me, ragazzi. Ah, non ti preoccupare, vai tranquillo. Ci vediamo dopo, ragazzuoli. Ok, grazie a te. Ciao, ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao. A dopo, vale. Dopo. Mulino, 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 dov'è mulino? È là, da dietro. Quello c'ha i silos grossi lì dietro. Sì, sì, esatto. ho visto. Vabbè, abbiamo risolto, sì? Sì, sì, vabbè. Sì. No, io ero al campo 6, mi sono trovato tutto un tratto giù da fratto. Perché hanno... non sapevano che praticamente... Io ero fermato qui al lato. No, ma non è successo niente. Mi sono ritrovato per terra. Pure io. Vabbè, raga, io vi saluto, è stato un piacere come sempre. Ciao, ok, grazie per ciao. Essere passato. Ciao, ciao. Vado ciao. A accendere il fuoco, a dopo. Ciao. A dopo. Ciao, ciao. Ciao, raga. Ciao. Ciao. Che fai, Macio? Io sto lavorando nella mia. No, dopo che fai? Oggi pomeriggio... mi sa che comunque non faccio live perché ho la voce a pesti. Ma ci potevi dirmi se io ne voglio usare. Dammi il capricchio. No, perché hai abbastanza. No, 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 no. Sì. Devo... aspetta, non mi cominci a mettere qua subito, ti metti subito di culo. Ok, io ho un altro. Ma oggi pomeriggio salto la live, non faccio più niente oggi, neanche ma devi tenerti a riposo comunque, perché se stressi troppo la voce poi rischi di peggiorare le cose. Sì, infatti. Caffè io... patacca, il caffè che spacca. Il cuore riporto su, Dab, Elisa? Sì, grazie. Mo... il cassone verde, dov'è che lo porto? Qui oggi pomeriggio ci sei te, Dab, anche... andiamo a al campo 16. Su in farm. Pitti, guarda, in farm c'è proprio il... la macchinetta per fare benzina, carburante, puoi utilizzare anche quella là in farm che pare che costa un po' di meno. Vabbè, dimmi. Stai andando al 16? Sto andando al 6 là, che c'ho un altro contratto. Mi dico il contratto? Erano le patate? Il 6, ah sì sì sì, il 16, sì. Che c'è... ma vai dietro al tab. Ci sono, ci sto. Allora, posso un attimo la lama qua. Arrivo subito. Allora. Oppla! Allora, il campo non è questo qua. Oh, fai attenzione, Leo, a non andare sul seminato là. Allora, dovrebbe essere dall'altra parte. Sì, ok. La lama? La lama l'ho già portata nel campo, quindi è per questo che... quella ok, perché ci sono girasoli o mai, sennò... esatto, infatti la lama l'ho messa a bordo campo prima. Arrivo, sono dietro di te. Sì, sì, ho visto, io qua sono lentino, qua. Ma io non ti sento se suoni, vero? Campo A? Wella, Coviros, buongiorno. Ciao Coviros. Buongiorno. Ma l'ho portato al campo 9 per che cosa? Aspetta, mi sono perso. Campo 9. Faccio un attimo lo scelto. Maurizio Mazzucci. Direi che avete lavorato con le vestri. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Siete pure i contratti, Macio. Buongiorno. Ma c'è... a campo 16 c'è... il mais, sì. No, avena. Avena. Avena.
campo sì, c'è bene. Allora forse è l'altro campo che c'aveva il mais. Caspiterina. Vabbè, allora andiamo prima con la di mais, se no ti tocca tornare indietro, tu sei lento. Ah, sta arrivando la... Ah, eccola, sta arrivando la lama. Allora vado a recuperare. Eh no, mi sono sbagliato io. Era l'altro campo. Vabbè, mo vado a recuperare un attimino. Mi sono accorto. C'è un contratto con il mais, quindi. Ah sì, è giusto. Aspetta, ma quasi quasi facciamo quello del mais. Ora che ci penso. Non c'è, non lo vedo. Fammi vedere. Sì, mietitura. No, aspetta. Eccolo qua, campo 8. Ok. Ah, l'8. Ok, allora andiamo all'8, dai. Abbi pazienza. Te la porto lì la lama. Ok. E poi facciamo una raccoglicotone. Che non ho mai trovato in mezzo con il nuovo. No, adesso siamo qui. Ma sì, per il momento ci sono dopo questi contratti qua, poi magari domenica prossima facciamo questi qua con il cotone. Eh sì, sì. Tanto io comunque in settimana non vado avanti. Esatto, uso altre mappe. Quindi questa qua la lascio prettamente quando ci state voi, insomma, che vi venite a divertire. Oppla! Ma non ho capito, ma cosa fai solo la domenica mattina la zappalen? Sì, al momento sì, perché ho notato che neanche il sabato, diciamo così, è un po' scemata la cosa. E poi siccome ce ne sono veramente tante, io porto tre mappe. Ma dove te vai? Io te recupero un attimo la lama. Ah, ok. E quindi siccome porto tre mappe, questa qui per il momento, siccome ho visto che il sabato ci siete la maggior parte di voi che andate in live, allora preferisco portarla per il momento una volta a settimana. Ma c'è? Sì? Ma domani mattina la porti, che così? No, che io domani lavoro. La porti? Io faccio il muratore, lavoro. Ci sono solo la sera durante la settimana. Ok, allora magari la sera ci sono. Io. Kovilos, dimmi un po', ma voi stamattina siete andati in live on Lives? Oppure sì. Oggi è una giornata di riposo per voi, Kovilos? No, aspetta, ho capito male. Ah, tranquillo, attimo qua. No, Kovilos non si riposa mai, è una bestrica. A Kovilos, a proposito di World of Tanks. Io ieri mattina, ieri pomeriggio ho portato il famosissimo gioco di cui ti ho parlato, Heroes and Generals. E praticamente, quando ti dissi che c'è un altro gioco che è frenetico, quello è proprio frenetico. Che là veramente ti acchiappi quello là che campeggia, che fa il campering. Dove che sei? Sto portando la lama alla 16. Ah, ma noi siamo già all'8. Sì, l'8, scusi, l'8. Sto portando la lama sull'altro campo. Ah, ok. Che così poi dopo, quando ci troviamo già tutto bello e pronto. Ok, io ho già preparato la lama, giusto, così che non lo faccio. Ok. Poi ti lascio la trebbia, così sì, ci dai una mano. Che l'altra volta ti sei divertito con la trebbia? No, io non c'ero l'altra volta. No, l'altra volta era lo Reb. Lui è Leo. Ah, ecco. È un altro ragazzo. Ah. Molto giovane. Altro ragazzetto. Ah, ecco. Lui è Leo, Leonardo. Ah, Leo. Io ho combinato un disastro. Praticamente, sai cosa è successo prima che non stavo portando le cose? Cosa è successo? Che c'era il cosino per le balle, da portare le balle, che si è incagliato dentro il rondinatore. Ah, iai iai. Ho messo 3-4 volte. Altrimenti dovevi ripristinarlo. Non ero a capo cioè non ero amministratore, quindi non potevo fare niente a porta di dare. Ah, ok, allora è tutto chiaro. Quando è così bisogna avere pazienza. Ma mentre voi fate sta mietitura dell'8, no? Eh? Io mi faccio la radura del 9, prendo presto oggetti. Eh sì,
Altrimenti, ora che ci penso, visto che prima avevi chiesto di fare il contratto per il codone, no? Quasi quasi. Eh sì, dai. Chiesto lei ho il contratto Sì, per Leo, il codone. infatti. Sì, Eh ma sì. aspetta, ti dico io quando le prendo. Ah, è lei, non te la fa. Prendi il 7. Il 7, ok. Allora, campo 7. Presta oggetti. Ecco, adesso trovi tutto quanto al concessionario. Sì, mi ricordo. Visto che ci sta, così diverti un pochettino. Dov'è? Campo City? Vita City? Dovrebbe essere dove sta il. Ah, sì, dopo campo 8, ok. Esatto. Quindi sono vicino a voi. Allora, questo dice campo 7, Mi è una campo bestia 10. sta macchina. È bello Veramente grandicello. lunga. Grazie Mattia, buon pranzo e buona continuazione di giornata. Cioè, stiamo facendo no, Ciao è Mattia. il 7, l'8 e il 9. Tutti in fila. Al 7 e l'8. Quel Sai film. già tu? Ma no, non lo puoi fare il 9 perché non c'è qui. Sai già tu 16. Aspetta che devo guardare una cosa. Missioni. Ah no, non c'è campo 11. Sarei fatta anche volentieri campo 11, capito? Mannaggia. Voilà. Dovete portarla al mezzo che stavano insieme, ma. Kovirus, mamma mia. Se giochiamo insieme a World of Tanks, soprattutto all'orario in cui porti tu il live, mamma mia. Veramente sale con l'adrenalina che non mi fa dormire, che non mi fa prendere sonno almeno fino alle 8 di mattina. Io quando andavo all'asilo non ho dormito tutta la notte, dopo sono andato anche all'asilo. Caspita. Bellissimo. Ma tu ce l'hai dura, ce l'hai. Noi un po' più grandicelli abbiamo le batterie che dopo un certo numero di ore si Quando? scaricano. Caricano. Tu c'hai i pannelli solari, c'hai il fotovoltaico che ricarica automaticamente le batterie. È scadente, non funziona più quanto bene. Ha voglia ancora. Oh, Kovirus, ho detto che praticamente se noi giocassimo insieme, no? A World of Tank e Ciao poi Davide, buongiorno, sono Gippo. c'è Gippan e lo facessimo all'orario in cui diciamo lo porti tu in live, no? Io non riuscirei a dormire almeno fino al giorno successivo, tanto dall'adrenalina. Pensa che già me lo fa normalmente se gioco dopo una certa ora su Heroes and Generals. Figurati con World of Tanks, che là ci sono i professionisti, i carristi professionisti, là che sono veramente organizzati. Sembrano quasi delle squadre militari, insomma, che fanno l'addestramento. C'è No, dove va quello? ragazzi, chi c'è in Chi chat è che non dice vocale? più? Chi è Presentatevi un qua? po'. C'è Leo, mi pare. Adesso Sì, la nostra Leo, Gibbo, Gippen. Gippo, c'è la Gibbo, c'è Babbo, il Masha Maccio, con due Telebano. P, è con due Talebano P, no, Gippo, Gippen. Gippen. Punto esclamativo Sarra Gippo, tutto attaccato. Facciamo suonare l'inno di Gippo. Maccio, se vuoi puoi entrare su questa mappa, adesso siamo in tre, puoi No, ma entrare. adesso devo andare a mangiare, non sono entrato a porta Ok. da qualche Facciamo quest'altro minuto. po' di missione, poi andiamo a caricare le batterie. Oh, se non entravo. Fare carica All'otto, vedo, per stai a sentire. batteria. Eh sì. E io dopo devo studiare, quindi dopo non ci sarò sicuro.
Bravo, esatto, bravo, studia. Prima ti diverti la mattina e poi dopo ci vuole lo studio. Quando guida ce fa caputta. Io non l'ho ancora capito come funziona su imballatrice. Cioè sta a cotone. E questo tu mamma non che. Tu questa qua. In effetti. Tu inizi a riempire. Poi questa qua che è la rossa, mi pare? No. È la verde, è la John Deere. Quindi. Sì. Mi pare che ogni 10.000 litri ti chiude la balla e poi la devi scaricare. La balla di cotone. No, perché per ora non l'ho mai fatto, neanche su Ferrari 19, quindi non so come funziona. È quello, se l'hai fatto su 19, questa è la stessa cosa. Cambia no, soltanto. Non l'avevo fatto su 19. Ah, ok, vabbè. Oggi hai fatto esperienza. Dab. Dimmi. Aveva bloccato la chat dei Coviros. Non sa perché c'è sta scritto talebano. Ah, gli ha bloccato il messaggio? Sì. Aspetta. No, l'ho attivato. Ah, hai fatto okay. Bene, bravo, bravo. Perché. Mo se n'è andato, ma il talebano è infetto da tutti. Mi ha detto di cambiarlo. Fatale umbro. Esatto. Ma infatti è meglio che lo cambia. Tutti questi problemi. Ecco, ma neanche 10.000. Ecco, ecco. La venire pure su qui. Ah, dicevo che è riuscito, non ti sentivo più. Tu sei uscito, che bello. Ah, quello sì. Gira al contrario, Dab? O no? Ah no, no, era quello che stava là. Tale umbro. Metti tale umbro, no? Come ha detto Gippen. Giusto. Ho capito adesso come funziona. Sta, è bello. Io, finché non mi bannano, io. Resto col mio talebano. Ti dai a barba. Gippo, vuoi fare? Gippo, vuoi trebbiare tu? E io nel frattempo faccio Skype. Come domani, se c'è da fare altre cose, io direi trebbio io. Ok. E girati, ma. Vado ad assistere un attimo. Alla. Sì. Poi venga a scaricare io. Tale umbro, ti ha salutato Coviros. Ciao Coviros. Buongiorno. Coviros. Ancora il 25% della balla. Mi scusi che non mi ha sentito quando l'ho salutata. Mi scusi che l'ho detto troppo piano, forse. Eccolo qua il nostro Leo. Però sto progettando una mappa. Visto che ieri sera gli amici della console mi hanno detto: perché non ci fai una mappa con i campi grandi e così noi ci divertiamo tutti e cinque insieme? Vabbè, facciamo campo grande, ho preso la No Man Land, sto progettando. E così. Il pompiere paura. Così sto felice. C'è da tagliare piante in mezzo ai campi, c'è da finire a fare sto campo, questo dopo pranzo. Beh. Poi questo campo è fatto. Lì sopra l'imballatrice qua. Le femmine fanno amore. Pazza pasto. Porta la zappa sto. Porta la zappa sto. Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Scusami, oh yeah. Leo, mi dicevi? Prova. Ah. Puoi continuare anche tu. Ah, vuoi fare il tapirulan? Sta correndo, Leo, eh. Sta facendo i moonwalker. Ah, mi mette anche l'altalena per figlio. Ma
con giochi per figlio qui dietro la casa, vicino al fiume, così se casca dentro con Kaiser. Sabbia, terra, fango animale, asfalto, cemento, suolo boschivo, terra, Dai, ma un'altra mappa, sì, che quella di ieri sera, la 8 Bibrone, non gli è piaciuta a tutti quanti, allora hanno detto, dice, famo una mappa dove potremmo giocare tutti insieme, con i campi grossi, dove ci potremmo divertire, dico, quelli che erano MLM, tutti quanti, sì! Ma quella, la Hot Bacon, quella è un po' più complicata, un po' più complessa da portare avanti, infatti proprio perché c'ha i campi che non sono grandi e poi soprattutto per il fatto che Dove stai andando? Sei già una riga. No, faccio pure la testa qua. La testata, insomma. Ma quella americana rimane Cayman. No. L'unica cosa è che devo cambiargli titolo, perché se io club mappa americana, la gente diceva questo porta la Elm Creek, invece mette la Wild West. World la Wild Zep. Allora, abbiamo messo il silos multifruit, raccogli balle, ok, due capannoni per gli attrezzi, ok, ora andiamo a mettere production, andiamo a mettere silos della fermentazione. Ah, l'ho messo pure io, lo sai? L'ho preso, mo devo cercare un punto dove metterlo qua, perché quando ci si deve, come dire, a perdita di tempo, sai, a fare le ballette di insilato, la faccio con il macchinario, però poi quando mi servono, diciamo, in maniera un po' più urgente, le carico nel silos. Ok, poi il cumulo di concime non ci interessa. Lime production, barbabietole production, no, mi serve il lime production. Aspetta, non funziona. Ah, quello scarica, ricarica, lo mettiamo qui dove stanno i bagarozzi. Bagarozzi! Dipende in quale zona d'Italia stai, sono bagarozzi o bagarospi. Zappa sto porta la zappa sto porta la zappa sto porta. Maurizio, Max, lui c'è. Ma stamattina l'inno della zappa storta, l'inno della Zappaland sta suonando proprio a Goku, eh. Ah, perché c'è presidente. Metti tu? No, non l'ho messo, l'ha messo Coviros in questo momento. Ma si è pagato da me. Ah, ecco. Madonna, vai Coviros. Perché sicuramente non si sta rende manco conto in che live sta, capito? Perciò è buono buono. Ho comprato le mucche, che qua avete recinto delle mucche. Questo te lo spamma di continuo, perché lui pensa che la live è zappa. Ah, quello di Macio lo sto ancora concependo, mi mancano ancora un po' di parole, devo trovare ancora l'incastro giusto. È rimasta incinta, però ancora lo sta concependo. Va bene. Avete tutto infilato pronto, ma non avete le mucche. Avete tutto pronto? Coviros, stamani ho visto alle 6:15 c'era in live uno che portava Icarus, cioè l'impianto elettrico dentro casa. Produceva energia. Ma quello lì è antico, con i fili che passavano sul muro. Ma quanto sei della balla? Siamo ancora al 51%. Questa ci farà giusto una balletta e mezza. Spero di almeno recuperare mezza balletta. Del divertimento. Ok, piovicica, siamo a settembre. Comunque salviamo. Io ho trovato un metodo e un modo per fare
pubblicità al canale della Zappa negli altri canali, basta scrivere oh yes oh yes, scrivete oh yes oh yes e tutti quelli sapranno chi è Mister oh yes oh yes. Forza. Oppure punto esclamativo in no zap e uno dice oh, fammi andare a vedere quale live utilizza questo suono. Apri il tubo, Gibbo. Apro tubo, Gumba. Come dice il mitico Nick. Apro tubo, Gumba. Come dice Nick, apro tubo, Gumba. Gibbo, apro tubo. Olla. Ok, Vince. Raccogliamo i sassi, poi facciamo la calce e quella calce. Raccogliamo i sassi. Quella calce fatta, ce la diamo nel campo. Prendiamo quello di Macho King. Ah, ragazzi, vado a mangiare io. Ok. Ciao Macho. Buona carica pappatoria. Ciao a tutti. No, oggi ciao. Se ci sono. Ciao a tutti anche in live. Ciao Macho, buon pranzo. Buon pranzo. Oppla. Salvataggio super rapido. Double. La stalla. Sei doppio double. Perché la stalla tutta pronta? Ah, scusa. Hai la stalla con tutto il mangime e tutto e non hai le mucche. Perché mi manca ancora la cliente. Esatto. Oh, a fine live il tempo di finire questo contrattino qua e mette l'animaluccio. Esattamente, stavo aspettando proprio la live per metterla, altrimenti non c'è gusto. Infatti questa mappa la gioco prettamente la domenica mattina. Via, voglio andarci un po'. Vuoi guidare un poco tu e guido, vai. Sì. Ui, si è bloccato? Va fermato. 77%. No, perché avevo visto la visuale tutta messa malissimo. Sì. Allora, campo 16, ok. Sta finendo. L'estate. Gipen, tu come sei messo? Oh, ho lasciato il cancello. Quando ho fatto il cervello voglio venire anch'io. Ok, allora inizia a scaricare. Niente. Dai che la palla è quasi pronta, 77%. Poi tra poco vedi che questa qua, la John Deere, fa la crea un po' particolare la palla di cotone. Fa la cartigenica. Esatto, sì. Fa la cartigenica. No, fa una specie di... come si chiama? I sandwich, i tramezzini, fa il tramezzino, solo che ci mette praticamente uno spessore minimo di pane e tutto il resto è companatico. Ok, addio macchinario. Va bene gente, saluto e può preparare la carbonara. Ok, dai, buona preparazione, buona carica. Vengo anch'io a mangiare a casa tua. Sì, vieni, c'è un piatto te trovi. Quattretti in due, va bene. Sì. Ciao a tutti. Ciao, buona giornata. Grazie anche a te, Dab, ciao. Ciao. Anche io mangiare a casa sua. Ok. Mi raccomando, prendi il bigliettino che c'è la folla. Green Pass. Ci basta il biglietto per andare sull'autobus. Anche il Green Pass. Ciao Coviros, buona carica pappatoria. E buona continuazione. 70% di cotone. Non a portare il trattore mo qua. Arrivo. Leo. Eh? Ma dove hai messo il trattore? L'ho lasciato là dove abbiamo finito di scaricare. No, ce l'ho io il trattore. No, l'ho spostato perché sono andato a scaricare lui. Ah, sì, ce l'ho io.
Infatti. No, era nel campo, è ancora nel campo in teoria. Sì, sì, però no, ce l'ho lasciato là dove ho scaricato. Ce l'ho, infatti, perciò ho detto Jeep, vedi che io sto prendendo il trattore. Il tratturiello. Tratturiello. 80% dai, quando ho finito il cotone. Altri 500 faccio la prima balla. Quando l'ho fatto ti chiamo, così lo facciamo vedere anche agli spettatori a casa. Eh sì. Avvisami quando stai scaricando, che così facciamo vedere mentre scarichi l'imballatrice. Non fra tanto, me ne mancano altri 300. No. Neanche. Ci siamo quasi allora. 200. 100. 198. Conto alla rovescia. Quando arrivi a zero poi spariamo i fuochi d'artificio, anzi stappiamo le bottiglie. Zero, zero. Mettiamo la musica di samba. Vieni, vieni, vieni. Disco samba. Aspetta, dai che la sto già scaricando. Niente, l'ho già scaricato. Però no. L'ho già scaricato, l'ho scaricata solo. Ah, ce l'ho scaricato automatico. Vieni, così lo facciamo vedere. Una bella idea. Ok. Oh, Kevin. Come dici che è il mitico Super Macho Kings. Eccola qui, la balluccia. Bella, ecco qua, vedi? Questo è il companatico. Un bel formaggione. Martino. È il nostro supereroe. Dov'è il nostro supereroe? Si è nascosto? Ah, eccolo qua. Aspetta, mo sposto là. No, ce la faccio, guarda. Credo. Aia, no. Per bravo. Zac. Tre balle può tenere. Sì, credo. Sì, 33% tre balle. 3 o 2? Ma credo 3. Però in questo campetto forse ce ne esce giusto 1,5. Ti spingo. È pesante qua, 1,5. Ha mangiato pesante stamattina. Aspetta, vediamo se si riescono a far andare i 12. Quanto sono nuovi, sì, sono abbastanza veloci. Questo c'ha quasi 56 ore di lavoro. Aspetta, adesso ti faccio andare 12 ore. Però è andato un po' più veloce. Se arrivi, se spingi più lentamente, il contraccolpo non si sente e quindi si riesce a fare anche un lavoro più preciso. Ma noi non ce l'abbiamo precisione. Arrivo un'altra bottarella e 50 all'ora. Ma se vuoi puoi andare anche a iniziare a scaricare questa balletta di cotone. Oddio. Ops. Capito? Lea, se vuoi puoi iniziare anche a scaricare la prima balla di cotone, così. Devo provare prima a fare una cosa. Si aggiorna anche lo stato del computer. Devo imparare come si scarica. No, questa te la fa scaricare direttamente, ti conviene andare sul posto? No, ma adesso la ricarico. Ok, se faccio un nulla e mi tiene il braccio fuori. Adesso la ricarico. Se no ti... No, no, aspetto che ne fai un'altra. Mi prendo tutte e due insieme. Fai due piccioni con una fava. Mi ieri con Maccio abbiamo fatto tutte le missioni, ce le abbiamo fulminate tutte noi. Aspetta,
quanti euro non si avete raccolto? È una roba come 80.000 euro. Ah, portate qualcosa qua, No, tu ce ne hai 360.000 e 336.000. Tornano sempre utili, Se arrivano altri... fare? Vai, adesso compro tutto. Se arrivano altri Everons. Se arrivano altri Everons. Non ci... Oh, che ho fatto? Mamma mia, non si vede più il giallo, è diventata la New Holland marrone, non è più gialla. Si è mimetizzata. Allora, se c'è un po' di giallo, che gli portano? Sì, no, un fallo. Non che non si dice, io non so che fare comunque. Non abbiamo solo uno di Metitrevia? Sì, per il momento sì. Guarda, se vuoi ce ne sono altri a cotone. Vabbè, che poi fra poco andiamo ad acquistare. A acquistiamo in diretta gli animaletti qua. Le vacche. Le vacche e poi... Aspetta, già che ci sono, mi potresti dare i permessi che se vuoi ti compro il mangime minerale, ti carico. Ah, non ti preoccupare, questo poi lo aggiungo dopo. Lo aggiungo con calma dopo. Tanto sono fermi. Avrò un buon qua. Ita 2166 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. È buono. Uè, Ita, grazie per il follow. Benvenuto nel canale. Anzi, bentornato. Leo è vuoto. E vabbè, ma almeno quando arrivi in fondo sei ancora più vivo. Sembra tutto intorno formaggio, dentro un sacco di sushi. Una pallina di sushi. Abbiamo trovato il sushi Super Ming. Eccolo qua. 2 tonnellate ho preso. Ah, non sei tu. Come non sei... Grazie comunque per... il follow e benvenuto nel canale. Com'è che si chiama il tuo canale? Dab Logistica 1. Non sono io, dice Ita 2165. Beh sì, quello era un altro. I numeretti finali erano altri, questo sì. Comunque, caro Ita, o cara Ita, benvenuto nel canale. No, no, lascialo stare. L'importante è che si comporta bene. Se fai birichino, allora faccio una tiratina di orecchie. Eh? Leonardo-basso-da-basso Vinci 139 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. E grazie e benvenuto anche a te, carissimo Leonardo da Vinci. E che sono io. Ed è lui, è l'originale. Io non si traccia, ma ce la prendo per porca, ma non mannava la volta. Lo so. Vadi, vadi, che tra un po' è finito sta missione. Sta missione. Bella lunga lunga sta missione. Sì, appunto. Mi aspettavo, ho detto 2 minuti e faccio. Eh sì, effettivamente, le lunga la missione, le lunga. Proprio ci farlo in 19 non facevo cotone. Non riesco a farti andare più di 11. È quello, vedi il trattore com'è leggero, sta macchina com'è pesante.
penso io adesso che devo fare di più. Adesso ti qua e c'è un bar 40 ore. A te piace 180? Dai, sì! Ce l'abbiamo fatta. Leo, però nel frattempo inizia a scaricare questa balla, così vediamo anche la percentuale che ci resta, perché se questa balla che sto facendo me la posso conservare, me la conservo. Ok. Grazie, così. No, magari per fare soldi la tengo. Esatto, perché la posso rivendere dopo. La vendo insieme. La vendo insieme. Perché ti ho detto, se la posso rivendere a un prezzo più alto sarebbe l'ideale. Ok. Recupero adesso qualcosa. Allora, dov'è che la devo andare a scaricare? Si trova dopo il meccanico, pardon, il venditore, sempre dritto. Dovresti vedere un punto esclamativo sulla mappa che ti indica dove deve essere scaricato. Noi stiamo facendo campo 8, no? Ita, non ti preoccupare, poi vedo io di cosa si tratta. No, ma tu stai facendo campo 8, no? Questo è il 7. Campo 7. Sì, vorrei scaricare sta balla, ce la fa, 10.000. C'è l'84%. E va bene, ora ci sto tuttora. La media dei cavalli di trattori quanto è? Qua lo sai, non l'ho ancora visto, ma sicuramente forse meno rispetto a quello che offriva nel 19. Ma questa balla eventualmente, quando è arrivata hai detto il... No, dei tuoi trattori. La media dei tuoi trattori. Okay. A che percentuale è arrivata là? Vediamo. Aspetta, non ci sono ancora arrivato. Ah, ok, mi sa che venga a scaricarla direttamente là. Vengo pure io alla filanda, passo io. Alla filanda la scarico direttamente. Domani mattina forse è arrivata. Io sono molto più lento di te qua, 27 km orari. Ecco, praticamente io sono la tua velocità andando in retro. Io vado il triplo. Arrivano. Sta passando il trenino dall'altra parte. Ma da mano. Adesso dovrebbe arrivare tipo il 100% della missione. 68%, sì, allora mi sa che questa. Vabbè, con questa qua recuperiamo giusto qualche spiccioletto. 68%, sì, la vendo, sì. A parte che se altrimenti non mi fa completare la missione. Per forza. Se no hai cartone a casa? È solo questa qua. Devo vedere se me la fa scaricare. Scarica palle non finita, ok, allora sì, per forza devo scaricare, altrimenti almeno con il live la vedo. Ma è scarica anche, vengo io a prenderlo. Comunque devo consegnare il macchinario Jeepen Saga Jeepen. La trebbia puoi anche lasciarla là sul campo se non riesci a portarla in farm. Ma i sistemi è tutto con calma off leaves. Dirti.
Avrebbe la tua? Sì. Girati, così almeno la prendo. Vediamo se ci riusciamo. Speriamo di non vederla rotolare nel la chiappo io. Nel fiume qua. Mamma mia, è minuscola. Ah, ma tu la vedi gigante. Ah, cosa? Io uscire la vedevo minuscola. Ha già fatto. Ok, ma puoi anche andare a consegnare. Andiamo e prendiamo un po' di Evrons. Come dice Macho. Esatto, Macho Kingos. Oh! Tra poco ci vado io nel fiume, non la botola. Il 10B della missione? Sì, dovrebbe essere qua dentro. Dovresti provare ad entrare in retromarcia. Perché il trigger, no, no, se non mi sbaglio, sta qua dietro, sì. Posso andare qua di su. Ok. Tutto a posto, adesso ti riesco. Vai con gli Everons. Ottimo, oh, 14.000 euros. Scusatemi. Bene, compriamo tutte le vacche del mondo. HK, andiamo da Sarah Gippen. Eccolo qua, Sarah Gippen. Andiamo a comprare le vacche. Gippo, vedi se riesci a fare come l'altra volta a recuperare qualcosina, si avanza. La raccolta. Non ce l'ha il portello di reali, Lo raggiungo. Grazie. Aia. Sei in gastreto. Ti converrebbe entrare dall'altra parte, Gippo, perché... No, no, anche io entravo da qua, Ne provo meglio per scaricano. Ah, ok. Vai. Tu l'hai fatto. Quanto a Leo. E noi saltiamo. Tac. Com'è che si dice Leo? Tac! 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 Oh, cambio! Oh, io! Grazie! Non sto scaricando più! Applausi per Gippen! No, troppo forte. No, Gibba. Gibba ce l'hai. No, io mi chiamo Leonarda. Io non mi chiamo Gibba. Sì, invece. Vivi. Leggi bene, guarda bene le lettere. Facciamo i bravi. Leo. Azio. Sono arrivato per primo. A parte che fa come l'hai messo sto recinto delle galline e delle pecore. Ha fatto tutto zappa. Il nostro Leonardo da Vinci. Umbro. Io mi teletrasporto dalle vacche. E si dice che a cavallo donato non si guarda in bocca, ci hanno detto. E lui ha fatto un gran lavoro. Bravo. Dove che siete?
A parte che stamattina ci sono un po' di glitch. Gibbo, che fai? È Gippo, no Gibbo. No, Gibbo. Ops. L'ha capito ancora, mia palle. Gibbo. Ecco perché noi diciamo Gippen. Ce la fai lì o ti devo venire a caricare che te lo sposto? Vito Bruno 11 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Buongiorno Vito Bruno 11, benvenuto nel canale. Grazie per il follow. In questo momento ci troviamo sulla super mappa Zappaland. E poi lo riporta giù il trattore, Dab? Non ho capito, scusami. Sì. Devo riportare giù il trattore? No, lascia tutto là, poi me lo sistemo io con calma, che mo acquistiamo le prime mucche. Sì, sì. Yeah. Puoi lasciarlo pure vicino all'officina, che poi mi lavo i mezzi e poi me li sistemo. Ci siamo qua, sì. Ah, ecco qua, appoggio qua la lama, poi con calma passo a fare tutto il resto. Dimmi Leo. A volte vai nella farm di alcuni. Allora, ci siamo quasi. Allora, faccio un attimo lo shootout a Vittorio. Vito Bruno. Allora, adesso ci accingiamo ad acquistare i primi animaletti. Non ti preoccupare, ci penso io dopo con calma. Mi sistemi tutto, che tanto off camera, offline, questo mi mette a fare. Leo, ci sei? Sì, sto portando a casa. Ok, Gippo, grazie. Ciao Leo. Grazie ciao. Di tutto. Ciao Lab. Ciao Gippo. Ciao. Allora, adesso andiamo subito. Ma qualche faccio mi potresti venire ad aiutare nella mia farm? E anche registrare. Cioè, se ti piace, per te va bene, ecco. E diciamo che anche io qua ho un po' di impegni, quindi sì, sì. Insomma, se dici di no, non cioè, riesco, non no, è che non riesco nemmeno ad andare nella farm di della Mace. Zappa storta di Macio, esatto. Ok, ma lo stesso per me tanto. No, che sono sempre un singolo e ci metto sempre tanto fare. Allora, dov'è Leo? Stavo portando a casa la lama. Ah no, vieni qua, non ti preoccupare, tanto poi mi sistemi io con calma le cose. Ok, ce l'hai qua. Che così ti faccio vedere pure l'animazione del robottino qua. Ecco qua. Allora, Leo, mettiti qua, così vedi tutta l'animazione. Io devo ancora iniziare la mia parte. Leo, perché devo sempre con gli altri. Allora, iniziamo a scegliere un po' le mucche. Allora, mucca svizzera. Mi dai i permessi così le vedo anch'io, però non compro. E se vai in... se guardi la live le vedi? Sì, ma c'è la cosa un po' scarsa, non le vedo bene. Allora, 5 Bruno svizzere. Ok. Compro anche un po' di quelle bianche e nere. E prendiamo 5 di queste Holstein. Ecco qua. Adesso il robottino, perfetto, il robottino dovrebbe partire. Ah, forse...
mangimi il minerale. Vado io. Ok, vai allora a comprare. Eccolo. Ok, ci vedi? Compralo tu, io non ho i permessi. Ok, allora. Mangime minerale. Eccolo qua. Ne prendiamo. Un po' me 5-6 pallet, 7-8. Tanto serve sempre, quindi. 3.000 litri, 4 pallet, facciamo 6.000 litri. Oh cacchio, oh, ho fatto un danno. Non fa niente. Sono andato veloce nella discesa e sono andato un attimo nel campo. Ah, credevo nel canale. Non è il cancro. Ho fatto un veloce la curva e mi ho fatto il tempo a girare. Quella è una curva dispettosa. Pericolosa. Pericolosa e dispettosa. Sì, non riesco a trovare una giornata da prendere. Speriamo di far giusto. Oh, Vitto Bruno. Sì. Sono promessa. Grazie, Vitto Bruno. Che lento. TV promessa. Ah, grazie. A proposito, ma qua non l'ho fatto lo shootout. TV promessa Agria 90 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, TV promessa Agria 90. Vediamo se riusciamo a fare una shootout a volo. Ah, oh, sbagliato. Siamo in attesa che arrivi il nostro Leo per aggiungere un po' di mangime naturale. Sì, è che è stralento, quindi le butto dentro così il viaggio. Esatto. Ma c'era il cassone da qualche parte? Sì. Ma che è lento a caricare. Ah, sta qua, sta. Vabbè, è lento che non fa niente. Sto arrivando io. Butto dentro. Inizia a caricare io, poi dopo parti tu il mezzo. Ah, caspita. Sempre per i soliti, le solite cose. Piano via. Questo è proprio. Puoi iniziare a portarli in farm nel frattempo. Che quello te lo prende il trigger. Ah, è basso il trattore, è basso. Ah. Diecesimo. Niente, non ce la fa. Se resto qua. Sì, mi aggancio anche al trattore. Non ce la fa. Ma fai una cosa, quest'altro pallet portalo tu direttamente in farm. Ah, mi sono agganciato. Stacca la forca. Niente, addio forca. Oh, poi la ripristino io, non ti preoccupare. No, vai. Dura qua. Poi la ripristino io la forca. Pensavo che ci arrivasse. Vedi che l'ho ripristinata la forca. Adesso aggancia la forca, fa una cosa, aggancia la forca e porta il mangime, questo minerale. Inizia a scaricare già nel silos là dietro.
Sì, mi porto anche il pallet di semi a casa. Porto semi a casa o fertilizzanti? No, puoi lasciare così, soltanto questo qua, poi... No, non serve per il momento. L'ho fatto a casa, magari quando serve. No, non mi serve, se mi serve lo vengo a prendere qua, non ti preoccupare. Apprezzo la volontà, ma altrimenti si mette come soltanto. Quasi un milione costa quel macchinario, no? Mi sbaglio. Ah, tipo promessa, ho visto. Fai di gusto che almeno se riesci a risolvere è sempre una cosa buona. Che almeno così. No, ma qua c'è chiuso, mannaggia. Riesci a riprendere di nuovo le attività sul canale. Io ero passato da lì a non c'è senso invece. Oddio. Hai visto là che è colpa mia là. Ai Dio. Mamma mia, è proprio leggerissimo sto trattore. Ce lo fa neanche a tenere 1000 litri di mangino. Oh madonna. Mi scusi signore, la maschera. Stavo andando. Ma il server dopo lo chiudi o resta tipo aperto? No, e questa è una partita che io ospito. Non è un server. Vai Leo, scarica il pallet là così. Anzi, quasi quasi lo scarico io mentre tu guardi l'animazione, dai. Ci vuole un po' di tempo, tipo. Non sempre sono velocissimi. Ecco qua, fra poco si dovrebbe muovere qualcosa. Intanto scarico questo. Dopo ti vorrò mettere a posto. Ah, non ti preoccupare, ci penso io. Mo la live la finisco perché è parecchio tempo che sto in live. Che così vediamo anche chi fare il raid. Allora, vediamo un po' chi c'è. Allora, facciamo il raid. Sì. Allora, facciamo il raid ad Andrea Biella. E allora, approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete seguito in questa lunga live. Ringrazio tutti quanti voi che mi avete seguito in questa live. Ringrazio ovviamente Leo. Ringrazio tutti quanti voi. Allora, adesso faccio il raid ad Andrea Biella. Andrea 80. Sì. Biella. Ecco qua. Allora, approfitto per ringraziare tutti quanti voi, per voi che state guardando questo video, per voi che state guardando questo video in replica. La programmazione è terminata. L'appuntamento è per martedì, ovviamente, sempre con Farming Simulator durante la mattinata, e poi andremo su Euro Truck Simulator 2 con il Turbo Star di Rough Garage. E allora, grazie mille a tutti, grazie ancora a Leo, e stato buono a you. Ok Leo, grazie per avermi fatto compagnia.
Buona giornata e buon appetito. Ciao, ciao. Ah, tranquillo, mi sistemo io con calma, vai. Ah, lascia qua, ci penso io. Ciao.